Mi sento come quando aspettavo la mamma in macchina mentre lei faceva la spesa. Per fortuna, ragazzi, non è come ma quando non è aspettavi vero. il papà. Ma non è vero che è mezz'ora che aspettate, sono solo 28 minuti, cioè perché dovete sempre Esatto, esagerare? sì, Non mi infatti, sembra mamma il mia. caso, sinceramente. Io ero È un qui, minuto in e realtà mezzo, poi non avete tanto. aspettato perché io ero qui, vi ho fatto sentire le canzoni che voi avete apprezzato, ditemi cosa pensate delle canzoni. Perché non è che è stato Belle tempo le sprecato, canzoni. avete udito le canzoni. Avete accresciuto la vostra cultura Udite, udite. personale. Otite, otite. Ho Madonna, comprato un udite. cappotto, oggi vi faccio vedere, ora vi faccio vedere il cappotto che ho acquisito. No, non è partito l'alert. Grazie Ah, Mattia per il terzo mese. Ciao dato. Bertra. Ciao Ciao. Bertra. Ciao. Ma vaffanculo. Oh. Ishigami trattino basso domi ha Grazie, donato Ishigussi. 50. A che ora ci siete la domenica al Games Week e in quale stand che non ricordo? Allora, stand di Arcadia vicino al palco centrale dalle 11 alle 13. C'è il meet and greet domenica. Wow, Totta, ma tu puoi andare tipo nei parchi a dire ai bambini: ehi, guardate cosa ho sotto il cappotto ora. Esatto, che hit. Perché avevo un cappotto, però mi piaceva molto di meno di questo. Questo è un No, po' più è fashion, dai. classico. L'altro era troppo. Vi faccio vedere l'altro. Vai, ciao Totta. Io intanto rispondo. Sabato invece dalle... Cazzo, l'ho dimenticato. Mi viene da dire 16-17, ma... Cioè 16... No. Cazzo, cazzo culo. Vabbè, domani tanto metto le storie io e Totta le ha messe oggi, quindi adesso andrò a didossare Totta. Eccomi. 14... 14-16 il In ogni sabato, sì. caso, ragazzi, trovate l'highlight sul mio profilo. Ho messo la storia in evidenza. Ma Esatto. domani esce anche il post su Amichetti. E domani faccio anche io la storia Questo, che ragazzi, è farò la storia. l'altro cappotto che io avevo. Che però non mi piace. Perché? Perché è tipo velluto. È pellusetto, sì, infatti. No, è velluto, cioè swagga, ma è eccessivamente Ishigami trattino basso Ma domi è ha donato figo, 50. invece. Quindi Quindi domenica ci però vediamo. è eccessivamente elegante, capito? Non Ci sta. è da tutti i giorni, questo è da sera proprio, vedi che Sì, è un po' come più si dice? pettinero. Velluto si dice, no? È Sì, velluto, è vellutato. vellutato. Sì, Comunque, grazie Ishigami dei 50 bit. E no, domenica non ci vedremo. Appena ti vedrò arrivare, chiuderemo il meet and greet. Mi dispiace. Mi fate compagnia mentre niente. alimento i Tra rettili. l'altro, no, vabbè, ragazzi, vi devo raccontare una storia. Raccontaci la storia. Questa fa ridere, questa vi devo ammettere che fa ridere. Praticamente, Ti devo zoomare. ho fatto una promessa con me stessa, con me medesima. Grazie mille, ragazzi, per le sub, Grazie veramente. Nika per Nika l'11° Deruni ti sei mese. subato. Grazie, Shigami. Grazie Ma sì che Cigus. sappiamo che aspetto hai. Sei venuto al Games Week? Abbiamo già visto Ishigami Shigami al Games trattino Week. basso domi ha donato Davvero? 50 e si è Ma non comprato sai il neanche che poster, se non aspetto sbaglio. ho. Oh, L'anno Chad. scorso. Però direi che me lo ricordo è un'estrema menzogna. No, io me lo ricordo, ti dirò. Come sbagliavo? Sbagliato, non è mai Che venuto. cazzo era che era venuto? Che era una persona che donava Ishigami sempre? trattino basso domi ha donato Ed è 50. passato ed ha comprato il Sbagliato. poster e ci ha detto tipo: indovinate chi sono? E noi non sapevamo. Ero venuto, ma ho preso la maglietta. Ma allora eri te! Ah Che sì, ci ha allora detto: lui. indovinate chi sono? E noi non ci Ishigami arriviamo. E poi ha trattino detto: basso Ishigami. E domi noi ha donato 50. abbiamo Ero venuto, ma ho detto: preso la no! maglietta. Ero Dai, non venuto. posso essermi dimenticata questa cosa. Ma in quel periodo Ma in andava quel ancora. periodo non andava ancora. Sì, no, no, Ishigami No, si è eri già detto no, che c'era la sub. Vanilletti, amo. Ishigami trattino basso domi ha donato 50, Sì, ma che in quel donavi, c'era periodo la non donavo ancora. Vanilletti. Io onestamente non posso dire Però ti perché non ho ricordi di memoria di questa questo scena, evento. Ishigami? Io me lo ricordo. Io Ma me lo sai che ricordo. io Comunque, grazie. inizio a preoccuparmi della mia memoria perché non Grazie ricordo un mille. cazzo. Con Secondo me tutti prendo quelli che hai troppi colpi in avuto. testa. Ah! Sub, sì, ho iniziato poco Comunque. dopo. Non è vero, ce l'hai da 13 mesi, quindi hai iniziato Ishigami ben prima. trattino basso domi ha donato 50. Sub si sì, ho iniziato Cazzone. poco dopo. No, ha detto la sub sì, ha iniziato poco dopo a donare, penso sia quello il messaggio. Le virgole! Sì. Comunque, no, la storia è che allora io mi sono promessa, un annetto e mezzo fa, Sposa. forse 2 anni fa, di smettere di acquisire fast fashion. Ci sta. E quindi ho fatto ciò che mi ero promessa di fare. Ishigami trattino basso domi ha donato 50. Esatto, Totta e pardon per la. Grazie mille. Le virgole. E poi niente, settimana scorsa sono tipo impazzita e ho speso 400 euro su Bershka.
Però volevo, coglioni. volevo dei consigli da parte di mia nonna sulle cose che avevo acquisito. Ok. Ok, ci sta, Cosa onesto. succede però? Che se io vado a dire a mia nonna, Che hai speso 400 euro, ti gambizzano il cioè mi sonno. ammazza, sì, mi ammazza Dai, ci proprio. sta. E quindi non glielo potevo dire. E allora ho detto, cosa posso Ishigami-basso-domi ha donato fare? 50. Infatti berro Grazie, con la Domi. Bravo, maglietta. Grazie Ishigami. Allora ho detto, vieni cosa qua, posso dire a maglietta. mia nonna per farmi dare dei giudizi su queste cose che ho Una acquisito? collab. Palese, E ho detto, no, palese. no, ma questi me l'ha mandato il brand per fare un video. Non è Che vero, li ho cagato. spesi io, li ho spesi io, li ho Wow. spesi io. E raga, io odio mentire a mia nonna perché io le dico sempre la verità, sempre. Solo che su queste cose so che lei ci rimane male perché lei non capisce che io guadagno dei soldi. Cioè, Pensa che mia tu abbia nonna. un hobby Mia divertente. nonna, io raga, vi giuro, oh, io posso dirle. Allora, io il mese in cui ho fatto di più di fatturato nella mia vita è stato 8.000 euro, forse qualcosina di più. Però su per giù lì stiamo. E tua nonna ha Non detto che wow. guadagno tutti i mesi 8.000 euro, ragazzi, mi Se raccomando, no era non solo saremmo qui. un mese in particolare. Ero molto felice, lo sono andata a dire a mia nonna. Minchia, raga, mia nonna mi ha risposto come se le avessi detto tipo, oh, ho venduto una limonata al mio stand a 1,50 euro. Cioè, quelle stesse vibes, nel senso fa, dai, sono felice. Con Vabbè, ma l'università invece. Ciao, grazie nonna! Fabio. Ma ti ho appena dato questa importantissima informazione che ho fatto il Fabio denaro. si è ma tua nonna era abituata a tuo Grazie nonno, mille, quindi ha Fabio. No, detto: ah, ti è andata la assolutamente. paghetta, dai, che carina, Assolutamente, tenera. assolutamente. Però niente, mia nonna, ragazzi, non riesce a comprendere che io guadagno bene. Non riesce a comprendere questa cosa. Vabbè, E stessa cosa quindi mia quando io le madre. dico che compro le cose, Smatta, cioè, vai in ora, con tutto matti. l'amore del mondo, io se era 2 anni che non mi compro le cose, o un anno che non mi compravo le cose, cioè, io spenderò su vestiti cosa? Esagerando 600 euro l'anno. Esagerando. Onesto, oggettivamente. Cioè, è giusto secondo me, non Sì, io è né tanto né poco, insomma. Sì, ci sta. E tranne magari quando ho un acquisto importante, ma in realtà tipo le Ne scarpe, vabbè, quelli non li spenderò io compri. 300 che di base non compro niente di vestiti. Però mia nonna non ha questa concezione, cioè se a mia nonna le dico, Vai in cioè, si sente male. sbattissimo, E vai in quindi sbatti. sono costretta a mentirle, non tanto perché io ho dei problemi, ma perché poi lei si fa dei problemi, capito? Cioè, se io le dicessi questa roba di 400 euro, mia mamma mi fa, poi vuoi che ti mando più soldi questo mese? Cioè, stai bene? Ma Riesci a che pagare? Cioè, tenera. mia nonna mi continua a chiedere se io riesco a pagarmi le bollette, raga. Patata, io voglio bene a tuo nonno. No, è una patatona mia nonna, assolutamente, arso le mani. E niente, e quindi l'ho dovuto dire sta cosa. Cosa succede però? Che lei mi continua. Lei perché in realtà ha capito come funziona questo lavoro, l'ha capito molto bene, la parte dei denari che non riesce a comprendere appieno. E quindi E ti ho detto quando è che esce avendolo. il video? Mi fa, quando lo devi fare il video? Io faccio, Che dai, per ridere! fine novembre. Lei fa, ah, e poi ti restano? Io faccio, sì. Fa, ah, beh, dai, buono, ma come sapevano la tua taglia? Io faccio, no, gliel'ho data per quando mi hanno arrivato. Fa, ah, e ti sta tutto? Io faccio, sì, dai, vediamo insieme le cose, eccetera. Ho fatto ovviamente Il il try on haul con Alessia e con mia nonna. Cosa succede? Che poi mi sono accorta in realtà che molte delle cose che avevo comprato non è che mi piacessero più di tanto. Era stato un po' una cosa paraculotto d'impulso, ok. Ah, perché poi c'è anche un'altra cosa. Vabbè, è stata un po' una cosa d'impulso. Quindi oggi ho restituito l'ordine e dei 400 euro che avevo speso ne ho restituiti tipo 200, senza tipo 200 precisi. d'impulso. Ma si può fare così? Ah, è Sì, hai un mese di reso. vero per la roba europea. Figata, E non quindi ci ho sono mai andata in pensato. negozio oggi da Bershka, ho ridato Gli tutti i hai vestiti droppato. e mi fanno, dai, tra qualche giorno ti rientreranno i soldi. Io ho detto, wow, ho 200 euro gratis da spendere ora. E quindi mi sono preso il cappotto. niente. Che è gratis, questo cappotto è gratis Sì, è perché giusto, è gratis. cioè, E Bershka mi sta dando 200 euro. li ha regalati Mi ha 200 regalato. euro. Io scusami, mi entrano 200 euro nel conto. Ah sì, certo, hai Quindi questo è. ragione. E tra l'altro tutta questa cosa della Girl Math è nata anche perché. Ishigami-basso-domi ha donato Ora, ok che 50. io, Mi sembra ripeto, giusto. cioè, ho i soldi, nel Corretto. senso guadagno abbastanza da campare. Wow, ok, Però lo Totta, flexa stesso, meno sui poveri come noi. però lo stesso, cioè 400 euro in un mese, cioè sono una botta importante, no?
Impegnativo. Perché io mi sono permessa di spendere questi 400 euro? Perché io ho l'apparecchio, tra l'altro, parentesi, questo apparecchio io l'ho pagato a giugno. Ho Ho pagato pagato a circa, giugno? sì, l'ho messo a fine settembre, Incredibile. inizio ottobre, ma l'ho pagato a giugno. Perché non avevo voglia di mettermelo durante l'estate, solo che se pagavo tipo entro una settimana da quando mi era stato fatto il preventivo, mi facevano il 15% di sconto. E Ah, ok, quindi worth. Decisamente io ho worth. incato subito. E tanto non è che spariscono, insomma, è lì di Sì. dentista. E quindi ho fatto sta cosa e io appunto quindi ho speso questi 4.000 euro di tasca mia, senza nessun'altra richiesta, cioè non ho chiesto a mia nonna i soldi ovviamente perché è una cosa che volevo fare io. Dopo un po' mia nonna secondo me ha iniziato a sentirsi in colpa che io mi sono pagata da sola l'apparecchio, perché il dentista ha detto che alcuni dei problemi dell'apparecchio sono dovuti al fatto che non l'ho messo da piccola, tipo quello per il dente. Ah, E quindi mia nonna si è ok. sentita, secondo, non me l'ha mai detto, però secondo me si è sentita mega in colpa di non averlo fatto lei prima. E quindi mi ha detto, ti ripago l'apparecchio. Ah. E io le ho detto, dai nonna, fa niente, tranquilla, cioè non serve mi ripaghi. E poi fa, no, ve lo tieni, ti ripago l'apparecchio, te lo tieni pure come regalo di Natale, eccetera, questa è la tua cosa. E faccio, va bene. Cosa succede però? Che mia nonna questo me l'ha detto a ottobre. Ah, Io quindi i hai un soldi influx di soldi li allucinante. avevo già spesi a giugno. Ok? E mia nonna mi ha detto: ti mando ogni mese 1.000 euro per 4 mesi. E quindi voi cosa penserete? Mi sta ridando dei soldi che io già ho speso? No, perché io Sono ormai soldi sono gratis. soldi gratis, Sono ragazzi! È soldi questa la gratis. cosa! Io ora per 4 mesi ho ogni mese 1.000 euro in più da spendere, che non sono miei, non sono di nessuno. È un bug del sistema, ragazzi! Perché Wow. io ho vissuto 4 mesi con quei 4.000 euro in meno nel conto e stavo benissimo, Quindi in quindi realtà sono ormai nuovi, mi ero sono abituata. gratis. Sodomi ha donato Quindi quei 50, soldi sono ma che nuovi. vuoi? Quindi in Allora, non realtà sono sicuro funzioni così, però io dai. da tutto questo non ho avuto solo 400 euro gratis con cui mi sono fatta l'ordine di Bershka. Bensì. Ho anche guadagnato 150 euro, 200 euro in più perché poi ho fatto il reso dei soldi gratis, ragazzi. Io se continuo così divento ricca alla fine dell'anno e questa è la vera cosa. Sì, secondo me sai cosa potresti fare? Adesso ti faccio una roba. Prendi tutti i soldi che hai, compri qualcosa e fai subito il reso, Ishigami così poi trattino ti basso entrano un Domi ha sacco di donato soldi e tu fai una 50. botta Sono diventi molto ricca. confuso. È bellissimo, capito? Cioè, io tipo in questi giorni sapete cosa mi volevo troppo comprare, raga? Il Dyson, l'Airwrap, No, sono fra, no, fra. 500 euro. No, fra, io il Dyson lo guardo ogni giorno. Tu che cosa tu? No, quello per i capelli. L'aspirapolvere? Ah, quello per i capelli è bellissimo. Cioè, che io lo voglio, nel Stupendo. senso, se domani qualcuno mi propone di fare un viaggio di una settimana da 1.000 euro, oh va bene, Compri il il Dyson me lo prendo il mese prossimo, non è un problema. Dyson. No, io devo dire che di Dyson voglio l'aspirapolvere tantissimo. È così bello e funziona così Bello l'aspirapolvere, ma quello bene. col leddino verde? Sì, Ishigami trattino beh. basso Domi ha Io lo 250. amo. Io L'aspirapolvere direi che lavapavimenti? Totta al Games Week Ah, quello che ha offre anche davvero tutti i super l'acquetta? amuletti. Sì. Sì. È Grazie, Ishigami. quello che aveva Bacini. Ha sponsorizzato Black Geek, no? sponsorizzato tutto di È Dyson, Black vero, Geek, porca letteralmente troia. ogni cosa. Black Niente, a casa Gecko. sua è È lo store. lo showroom di Dyson, cazzo, Showroom cioè, Dyson. è showroom Che Dyson bello. e Apple praticamente a casa sua. Io le cose della Dyson le amo tantissimo. Non sono assolutamente non giustificate per il prezzo, ma sono No, zero, bellissime. zero, però no, io l'asciugacapelli lo vorrei troppo perché è fighissimo. Io Però, devo dire che ho. sì, ma anche tipo, scusami, ad esempio, i Vai, vai. capelli, io mi sono fatto il trattamento per i capelli, raga, l'ho pagato 160 euro. Non Catroia, l'avrei quanto mai hai fatto in fatto? nessun'altra era della mia vita. Ho fatto il trattamento anticrespo, Ah, figo, ci sta. che, raga, è di una comodità imbarazzante. Perché non diventano crespi. No, ma sai che significa che io... Ma vabbè, tu ora ce l'hai i capelli lunghi, quindi sai cosa significa. No, Io in realtà ho non so cosa. vissuto 23 anni della mia vita senza potermi lavare i capelli prima di uscire. Cioè, me li dovevo lavare la sera prima, perché erano troppo gonfi dopo che li asciugavo col phon. E Ah, ok. quindi dovevo aspettare che si calmassero e si riappettissero. Quindi ci dovevo dormire sopra una notte. Quindi sai quanto cazzo era complicato organizzarmi le mie schedule della settimana? Ok? Ci sta, Era ci sta. complicatissimo. E quindi ho vissuto sempre questo momento di ansia. Oh, raga, mi sono fatta. Oh, The Twitcher, vai via! Ora ti banno! Oh, guarda che è arrivato. Che è arrivato? Ti Ciao, Termos!
Nero E Termos. invece, ora che ho fatto il trattamento, posso lavarmi i capelli e uscire subito. Cioè, asciugarmi i Comunque capelli devo subito per dire uscire. che È non capisco pazzesco. questo tuo punto di vista e soprattutto stavo per aggiungere che io ho mantenuto questo bug di quando avevo i capelli corti, cioè tutto il resto della mia vita, che io non mi sono mai asciugato i capelli. Mi sta sulle palle, mi annoia terribilmente asciugarmi i capelli. Solo che ho mantenuto questa cosa anche con i capelli lunghi così. Ed è interessante adesso che è inverno e io esco dall'allenamento appena post doccia fradicio. Amo, no, ti fa Però mi si male. asciuga da Dio, perché poi vado in bici, mi Lo so faccio che si i miei 20 asciugano minuti di bici, bene si così. asciugano benissimo, mi vengono tutti i boccoli. Lo so, però no, se Mi viene vuoi la qua vicino a casa mia, cervicale? 160 euro. No, no, grazie. A posto così. Quanti Ah, che male. siamo? Ricominciamo. Ora tre. Stanno Ah, non arriveranno so tutti un quanti siamo sacco. perché Burba ha fatto gli inviti. Allora, Quindi eravamo saremo quattro. fino a ieri eravamo meno di 10, infatti avevo detto Pammel Party. E poi di colpo siamo diventati tipo 12. Chi siamo? Vai, elenca. Allora, noi, Charlie c'è, vero? Spero, sì, Sì, Charlie c'è, dovrebbe. Charlie c'è, Charlie c'è, l'ho vista prima. Ok. Kenua. Ti vedo in difficoltà, mo. Che Mo, cazzo è quel TikTok? minchione di Rage? No, scusa, perché stavo scrivendo alla gente e stavo iniziando a fare il Ehi. Solo che mi ha appena scritto Cecchi, che mi fa: mi ha detto Rage che stasera non ci siete. Infatti sono molto perplesso. Comunque c'è Quintano. Rage dovrebbe esserci, Axel dovrebbe esserci, Cubo Lili. Forse arriva Simone Fancazzista più tardi. Dovrebbe esserci Giulia, la misteriosa Giulia, amica di Cubo. Dovrebbe esserci qualcun altro. Ah, Nova. Perché anche Nova mi dice, mi fa, perché non sono sicuro ci sia la serata. Io divento pazzo! C'è Ok, Nova. Bertra. Ti E poi c'è vedo qualcun altro. distrutto, Bertra. No, sì. TikTok? No, è che quando succedono queste cose di caos vado in sbatti, perché non dovrebbero. Ok. Rage vuole eliminare gli amichetti dal Vetrando gruppo della Movistar martedì. Triggered. Ciao, Ma scusa. Rage. Sì, Rage, ma perché hai scusa. detto a tutti che non c'era la Sto serata? A giocando a TFT. Cecchintano. A tutti chi? Io ho detto a Tanner, basta. Eh sì, perché ho letto sul gruppo che facevate coso? Cazzi in Pummel. culo. Andavate a Madonna, fare Rage. Pummel. Tu ci sei al Games Week? Io Sì. ti tocco il cazzo così forte. Ma così forte che ti tocco il cazzo. Scusa. Beh, a me non dispiace, No, scusami. E comunque Rajesh, dovevamo fare Pummel perché eravamo pochi, però poi si hanno poi sono confermato gli diventati di altri e quindi colpo abbiamo tantissimi. riconfermato con Among Ah, bello. Sarà per questo che non ho letto 116 mi milioni di messaggi. Ci sta, ma Possibile. perché nel mezzo poi c'è Questa stata anche un'organizzazione per ospitare 45 persone a casa è la tua. Ah, mia. sì, è Ho vero. visto, ho visto. Tutto è Quella l'ho diventato un letta tutta, è hotel. stato bellissimo. Ti giuro, adoro l'organizzazione delle persone. Sì, cioè io ero tipo, raga, ma che cazzo? Wow, sveglia! Io ho avuto Sì, comunque la mia l'organizzazione, rivincita. io vorrei dire che nessuna delle due persone a cui io ho offerto un giaciglio mi ha più ricontattato, eh. Palese, si ritroveranno di punto in bianco. È vero, ma ci sarà. Dovrebbe esserci anche Berro, Ma credo. secondo me mi scriveranno tipo venerdì mattina dicendo stiamo arrivando. E io non li farò Ah no, entrare non in c'è. casa. Ciao, sì, sono sotto casa tua, posso entrare? Si cambia così. A Visualizzato. posto. Tra l'altro, Che ragazzi, io mi sa che verrò al Games Week in Uber. senso? No, fidati, What? non conviene. Io No, ho non, co avuto non un'offerta. conviene Ascoltate, venire con fermi tutti, gli ragazzi. No, Uber. Cioè, lasciali Uber perdere. e basta, ma sai perché? Perché con il codice sconto Milan Games Week hai il 50% di sconto sulla tratta per andare al Games Week. Sto per Pezzi di prendere merda, una non c'era l'anno corda. scorso. È Affanculo. comodissimo. E io poi No, da qua no, parto vale. sicuro con Mikko, quindi è già diviso due il prezzo. Quindi mi Mamma conviene. mia, E poi allucinante. aspetta, per account. Quindi io lo faccio dal mio account e poi Mikko lo fa dal suo account al ritorno. Stiamo una crema, zi. Stiamo Mamma mia. benissimo. Sì, il Termos? problema è No. che lo fai due volte. Cosa no? In che senso No. due Se è Termos, account, quindi è cosa? andata, ritorna e poi basta. Il giorno dopo te la pindo il culo. O è Allora. aggiornata. No, è solo una volta per account. Allora, tolto il fatto che potrei Se vuoi chiedere a ti presti il infiniti mio poi. amici, esatto. Alla Ma poi sabato e grazie domenica ho la macchina. Elena, grazie Tilde. E no, Grazie Elena volevo. Tilde. Termos, tu vai in macchina o vai Grazie con mai. Boh. il. Come Boh. boh?
Ah sì, ora lo sposto io. E comunque rispondi ai miei messaggi, che oggi mi hai ghostato tutto il giorno. Non mi frega un cazzo, non che so è uscito il tuo champ. Non so di cosa stai parlando. Qui. Brutto coglionazzo. Sabato mattina, puoi o no? No. Ah, ti odio, okay. Ti odio così tanto. Ho devo spostato check. Un video per venerdì. Ce l'ho io. Ma porca ma... Sì, no, no. Siamo. Ce l'ho io, Among Us. Scusami, ma c'ho il gatto che veramente Bibi. Caca il cazzo. Ma Rajesh, tu vieni sono al GV? Certo. Sono tutti e 3 giorni. Madonna, sei pazzesco. C'è chi tu vieni? Verrò a toccare. Forza. Sì. No, dai, potrò dare un volto a Cecchintano. Lo sai che io Cecchi sì. Non ho la minima idea di come tu sia fatto. E basta andare su Twitch. Effettivamente ha ragione. Sei in live? Sì, sì. Allora ora vai. Vengo a vedere. Andiamo a fare reaction a Cecchintano in questo Cecchi. Momento. Sbrigati, sbrigati. Sbrigati, sbrigati, Cecchi. No. Ciao Cubo. Scappa, no, allora Cecchi. No, ora tu mi dici perché hai scritto Amichetti così. Ma io perché ti sento solamente all'orecchio destro? Che è successo alle cuffie? Mi sa che ti sei rotto l'orecchio sinistro. No. Vedi un po'. Cosa riusciamo a fare alla fine? Pummel o Among? Among. Among a quanto Madonna, come hai scritto Amichetti? Ragazzi, comunque io mi sento di dire. Vedi che non sono stronzo, anche Cubo l'ha capito. Ho sbagliato solamente a scrivere la I al posto della Y, sempre meglio di come mi chiamano e mi scrivono tutti, che c'è stato un ragazzo che voleva editare per me e mi ha detto non ho trovato il tuo link del canale YouTube, gli ho detto perché, come hai cercato, c'è chi nato, gli ho detto cioè, detto sincero. No. Ma raga, scusate, una piccola lore fun fact del... cioè... c'è un motivo preciso per cui Amichetti è con la Y finale e non era voluto. È molto divertente il motivo. Il motivo è allora, l'allora è che... devo avviare il moddato e basta? Sì, sì, moddato. Quando avevamo in mente il progetto di Amichetti, abbiamo iniziato dopo con Twitch, abbiamo iniziato prima con i video. E qui ho detto, vabbè, oh, Amichetti, dai, faccio un account su Twitch, così blocco il nome Amichetti, perché avevamo iniziato già a dirlo nei video e non volevo che qualcuno ce lo fregasse su Twitch. Giustamente. E quindi faccio il canale Amichetti con la I. Sempre con la K, però con la I. Che succede? Succede che poi, con varie scelte nostre, scegliamo di non partire da zero con un canale, ma di prendere il canale quello che era Bertra. Il migliore tra noi tre, quindi quello di Bertra, e farlo diventare Amichetti. Cosa succede? Che io vado subito sul profilo Amichetti con la I e vado a cambiare nome all'account con nome randomico. Ma scusate. Ci devi aspettare 6 mesi. Esatto. Sì, esatto. Bello. Ma Twitch ti tiene bloccato il nome per 6 mesi. Scusate. E quindi abbiamo dovuto chiamarci Amichetti. Basta, questa è la lore. Cioè, vi siete autoscammati il nome? Come mai siete messo il nome? Anche tu io l'hai fatto TikTok, da sola. Io su TikTok ho fatto l'account Curolili con però una mail che non ricordo neanche qual è. No! E quindi poi mi sono dovuta chiamare Curolili Live o Curolili Stream, neanche mi ricordo perché mi sono autoscammata il nome. Sono felice di non essere da sola in questa cosa comunque. Scammolili. Invece su Discord me l'hanno scammato. Sì? No. Vabbè, anche a me in realtà. Io com'è che mi chiamo? Boh ragazzi, io ho sì, io sono tipo Curolili puntino perché Curolili me l'hanno ciulato. Io in questo momento, in questo Discord, sono burro. Sì, burro. Il codice della lobby, GG, l'abbiamo scammato, dai. No, il codice della lobby è Nova, proprio scritto è Nova. Chi è che manca? Chi è che mi manca? Ah, mi mancano... Charlie e Kenua. Hanno qua sotto, ho visto Charlie. Allora, Simone mi ha detto che arriva dopo, perché avevo una cosa con Intel, e mi ha risposto anche... Zergantis che mi ha detto che aveva una roba e poi veniva. Preciso, mi piace quando vengono un sacco di persone. Mi piace venire. Sai che Giulia non mi ha proprio risposto, aspetta, fammi vedere. Tutti insieme di informazioni, ragazzi. Chi è Giulia? Giulia Bicio. Oddio, c'è Axel, aiuto. Come che skin? No, la mia sbuciona. Non toccate la mia sbuciona. Oh no, Io posso dire che sono un po' affezionata alla sbuciona di Cecchintano. Senti, ma perché non ci vieni cosplayato al Games Week? Madonna. Ma scusami, ma che domande fai? È normale che vengo da sbuciona? Cioè, ma lo fai veramente? Totta. No, no, mi potrei sentire male se lo fai. Totta, io ho una domanda. No, te prego, mi potrei sentire male, te prego. Fallo. Vengo con Rajesh, siamo tutti e due vestiti da sbuciona.
No, no, a parte che Rajesh non deve venire vestito da sbuciona, perché Ridge non deve venire vestito, punto. Ridge non deve venire, punto. Ridge lo faccio. No, ehi, ehi, ehi. Comunque, ragazzi, Totta, io devo chiedere, devo farti una domanda importante. Scherzo, ti viviti, viviti, viviti. Quando ti arriverà un buffotto dietro la schiena, farai. No, ti voglio bene. Ma tu mi accetti comunque se io vengo a fare il meet and greet vestito da Gesù Cristo? Prego, che bello che saresti. L'hai fatto da me. Ho preso il costume. Secondo me Gesù sia ma perché bene. Non mi hai mai parlato? Ma veramente? Lo faccio vedere, ve lo metto bravo. Adesso. Aspetta, vengo da Madonna e faccio la sbuciona. Faccio... Allora, sappi che saresti il secondo comunque, perché ho già visto un Jesus Christ bellissimo da Jared Leto. Jared Leto, Madonna, Jared Leto ha fatto un costume da si è vestito dal suo gatto e poi si è vestito da Gesù Cristo ed era bellissimo. Bert, tra l'altro, l'anno scorso era vestito da maid, quindi c'è proprio un'esperienza. Sì, è vero. Esatto. Raga, se qualcuno vuole, io ho ancora il vestito da Minion che mi sono dimenticata di fare il reso e ormai è il mio bello. Ma scusa, ti hanno fatto indossare un costume da Minion sapendo che tu odi Minion? Era quello, avevamo un sub goal durante una maratona. Io voglio vedere Rajesh. Io sono finita vestita da Minion e Bert è finito vestito da maid. Io voglio vedere Rage nudo, non so voi. Sì, nudo però. Era una punizione quella di Bert da maid? Secondo me era un po' un suo sogno nel cassetto. Sì, infatti, in realtà... non sembrava ora una punizione. Che ci penso è stato lui che ha picciato quell'idea. Bello. Mi piace. No, ma poi lo portava comunque con un certo stile. Non mi è sembrato molto punito. Ma Bert dove cazzo è andato a recuperare il suo vestito da Gesù? Io a Betlemme. A Betlemme è andato. Ma perché se lo faceva vedere ora? Ma mi sa che oggi la stella cometa non prendeva bene. Più tornato. Mi sa di oddio, eccolo! Oddio, l'ha proprio indossato. Ah, ma l'hai indossato, Bert? Dalla tua live. Ma no, ma Bertrand, ma sei uguale, cazzo. Ma i capelli sono quelli, Aspetta. I capelli sono quelli. Sembri davvero proprio Gesù. Merda. Ma ciao, ma è bellissimo questa cosa. Io non vedo. Io ma non puoi vedo. Fare tutta la live ma Among Us così? Ma sei bellissimo. No, aspetta, È veramente bello, ragazzi. Veramente perfetto. Ti prego, vieni così, ti scongiuro. Posso chiederti non lo farà quanto, mai. Posso non chiederti quanto l'hai pagato? 20 euro. Oh, a sentirlo addosso sa di morte. Veramente di cose morte. Terribili. Però posso anche... È lunghissimo, poi arriva a terra. E sono, cioè, di mia altezza arriva a terra. Ma ti metti i sandali? Sarà bellissimo vedere. Li ho trovati su Amazon, però sì. Capisco sono perché così le convinto sono che durante la Games Week qualcuno calpesterà e verrà strappato. E no, andrà sei sicuro che Gesù aveva i baffi? Sei sicuro che avesse sì, i tatuaggi? Sei sicuro che avesse 45 carpe tatuate sul braccio sinistro? Ma fatevi cazzi vostri. Vabbè, cioè, Totta, dai, nel 21 secolo, cioè, Gesù deve essere un po' più mainstream. Se non hai i tatuaggi. Secondo ma me che anche... ridere, ti prego. Una bella lacrima sotto l'occhio. Ma scusa, ma sotto ti devi mettere qualcosa o... Beh, adesso io sotto i pantaloni e la maglietta no, sono nudo. Ma tipo è trasparente questa cosa? No, per niente, cioè, guarda, non peccato. Si vede. Peccato. Sì, peccato sì. Che io porterò una bottiglietta stavo, d'acqua. Stavo pensando di togliere le maniche. Le maniche fan caldo, pensavo io di tagliarle. Vedere il grancio di Cristo comunque. No, vabbè, ma è bellissima. Ma secondo me lo sai che ti fermeranno più persone perché sei il cosplay per di Gesù Cristo rispetto a Bertra. Sì, Bertra, la mia chat ti fa i complimenti e dice buono Gesù comunque. Ma sì, sì. Ma Gesù Cristo gliel'avrei data così, oh. Allora, intanto questo è molto blasfemo. Questo è sexual harassment comunque, Bertra, come ti senti? I mean, esistono un sacco di vangeli apocrifi in cui Maria Maddalena faceva tante belle spero cose. Spero di incrociarti al GV, No, ma incrociati. No, oggettivamente stavo pensando di fare anche la croce, però non so se voglio andare al brico e prendermi due pezzi di legno. Amore, me è un chiodo. Con che voglia. Ma fallo con Duma di... Ma secondo me ti dovresti prendere la croce di spine, sinceramente. Ma secondo me... Ma aspetta, allora c'è... La corona, ecco. C'ho la coroncina, ma non so dov'è. Sai che cosa dovresti fare? Proprio in crocifisso proprio fisicamente. Allora, secondo me crocifisso non ti fanno entrare. Cioè, ti fanno entrare così con questo cosplay qua, con questo costume qua. Dentro. Ma sì, ma dentro. Vabbè, se lo fai dentro, sì, non posso fare. Sì, tipo i mobili dell'IKEA, i sistemi quando poi sono perché crocifisso non ti fanno entrare di sicuro. Capito? Poi non si muove, fa finta di essere una statua. Ma poi come passa i tornelli crocifisso? È complicata come cosa. Infatti ma il bello viene portato da qualcuno poi. Oppure cammina da solo? Lo facciamo scendere dal tetto. Secondo me lo dovremmo far volare leggermente.
secondo me dovremmo andare io e Totta con un elicotto. Romani. No, ma sai cosa dovresti fare, vestirti da romano e frustarlo? Io ho un vestito da romano. Sì. Ah, sì. Oh, cos'è? Sì. Cos'è diventato questo? Ma diventa un sex dream, ragazzi. Cubo lì no, vestito da romana che frusta Bertra vestito da Gesù, ragazzi. Cioè, ah, quindi un vabbè, è un martedì classico. Nei meandri peggiori di YouTube Italia questo è quello che succede. Allora, esatto. No, comunque sono triste perché non ho trovato... Dai, Totta. Non ho trovato il coso, come si chiama? La croce? Devo cercare. Ah no, scusa. No, la croce. Non so perché continua. Ma puoi fabbricare? Totta ha appena detto vai. No, ma vai, ce l'ho. Era inclusa nel costume, ma non so dove sia finita. L'avrà presa il gatto. Oh no. No, perché non era portata di gatto. Secondo me facendo ordine. Comunque il codice è il nome di Nova. Sì. Ah, sì, sì, ragazzi. E me lo sono dimenticato. No, Magician's Terry, Red, verrò al Terry, io sono traumatizzata da questa cosa comunque. Cosa? Ah, dal meme di Vaporeon. Fermi tutti, è il mio momento no, questo. No, no, ti prego non leggere il coso di Vaporeon. Oh, sì, no, sì. No, 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 aspetta, no, 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 no. Fermi tutti. No, 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 mo Bertra, stai fermo, Bertra. Ah, ok, scusa. Charlie live su TikTok, penso che rischia il ban per questa cosa. Che palle. Ma lo sapete che rischio il bang alla vita? No! Vabbè, puoi leggerlo. È facilissimo farlo in modo che sia family friendly e sia accettabile per TikTok. Sì, se lo leggi in farfallese. Lo leggo in maniera tenera. Aspetta. Leggilo no, in farfallese. Lo sapete che in termini di. No, fermo, vai, Terenos, Termos, leggilo te, dai. Ciao, regà. Lo sapete che in termini di abbracci tra umani e maschi e Pokémon femminili, Vaporeon è il Pokémon più compatibile per gli umani? Non solo sono nel gruppo delle uova di campo, non so come tradurre field egg, che comprende per la maggior parte i mammiferi. I Vaporeon sono alti in media 99 cm, cioè 3 piedi e 3 pollici, e pesano in totale 28 kg. Questo significa che sono abbastanza larghi da poter sopportare gli abbracci umani e con la loro impressionante statistica base di HP e accesso a armatura acida potresti pure andarci pesante con una. Stringerla forte. A causa della loro biologia principalmente a base d'acqua, non c'è alcun dubbio che un Vaporeon accoccolato potrebbe essere incredibilmente bagnato. Così bagnato che tu potresti abbracciarne uno per ore senza avere alcuna irritazione. Possono anche imparare mosse come Attract, Baby Doll Eyes, Captivate, Charm e Tail Whip. Insieme al fatto che non hanno una pelliccia per nascondere... Non so come tradurlo. Per nascondere. Cosa devono nascondere? Cosa devono nascondere? Cosa che... Dignità non lo saprete mai. Che... Perché sono marrone? E io che ne so. Vabbè, culo, non è così male. Cioè, nel senso, mi sembra avere il marrone. Mi sembra una reazione esagerata, culo. Comunque eri viola. Sono in colore. Chi è che manca qui in questa lobby? Ma ringrazio Dio che li vedi colori. Axel ha loggato. Manca ancora una persona. Comunque vedi che potevi farlo TikTok friendly. Cioè è facilissimo farlo TikTok facile, sì. Facile. Lapo sinceramente stavo mangiando e non voglio vomitare. Però a me invece quello che vuol dire. Devo un attimo andare in bagno. Ciao Rajesh. Ehi. Io voglio essere fucsia, oppure azzurra, oppure lilla, oppure... Che colore è Totta e che colore mi dite che colore tutti gli altri non sono colori. Tu sei viola scuro, Axel. Anche vero, non viola daltonici oggi. Anche il verde lo accetto come Axel, colore, eh. Dai, il verde lo accetto. Ma pure Jack è daltonico? No, ragazzi, sì, questo è finito, sì. Io non distinguerò pure Jack mai è daltonico. Axel, Totta, è finita. Jack, tranquillo, io vedo tutti uguali. Punto, pure io. Oh, che bella, è una cosa così inclusiva quello che avete detto. Vero. Che cosa? Che si vede che tutti uguali. Uguali. Non credo. Perché sei daltonico? Sì. Siamo in due daltonici. Oh... Guarda, infatti i daltonici vanno a coppia. Totta, sparami. Sparami adesso. Spara tutto quello che vuoi. Dai, ora. Dai, vuoi, insomma, quello che è. Ma sì, alla fine. Porco? È cascata la sedia. Duce. Ah. Con quante S? Cosa? Con quante S? Cioè, là, sei riuscito a peggiorare la situazione. Uno, due. Perché? Perché hai detto... Uffa, non trovo la corona, adesso sono incazzato. Ha detto luce. Sì. Allora. Guarda, dopo la live luce che abbiamo fatto ieri su Fortnite, Madonna, con Panetti, siamo pronti a tutto, ragazzi. Che cosa è successo? Allora, il nome di Panetti su Fortnite, ragazzi. Tra l'altro... Che cos'era il nome di Panetti su Fortnite? Ul... Ul...
No, traduce. Ul traduce. Ul traduce, esatto. Un tizio di nome è una persona traduce che traduce. Qualcosa. Che traduce. Ah, vabbè, ci sta. Ah, un traduttore. Ok, chiaro. Vabbè, in fondo duce è tipo sub da Fabio da anni ormai, quindi sai, è vero che gli regalano sempre la sub, gli regalano. E quindi nulla, quella è stata veramente tutta la live, tra l'altro che Michelle era pure un placement, io non so con quale coraggio. Vabbè, qual è il problema, scusami. No, nulla, infatti. Niente, effettivo. Legge, puoi appoggiarlo qui per fuori? Cosa? Cosa devo appoggiare? Il Censored o il The Rosneck? Cosa vuoi, il Censored o il The Rosneck? C'è la ventina aperta, vai. Aspetta un attimo che... Oh sì, no. Mi infilo dietro. Non c'è quello. Ah, ma sono un cretino. No, sei Bertra. Oddio, che carino. Ragazzi, potete molto senso. Potete osservare adesso il travestimento completo. Ah sì? No, ho paura. Non mi piace. No, però ora ha le spine comunque. Togliti le cuffie un attimo, scusa. Mettetele bene. Sento. Aspetta un attimo che ho da farvi non guadagnare qualche spiccio. No, non mi piace tanto, lo sai? A parte che è piccolissima, no. Cioè ti dovrebbe stare sulla fronte. Sai, allora io ho un problema grande con questa cosa. Ho una capoccia gigantesca. Infatti. Dovrei farmela io, però non c'ho voglia di farmi una corona di rovi a mano. Ma ci penso io. Okay, te la faccio io, però te la faccio con i chiodi, va bene uguale? Col filo spinato. Alla fine... col filo spinato, però poi devo pure dipingerlo, macello. No, ma che dipingerlo? No, non puoi tenerlo così proprio, da un po' più... Prendi quelli arrugginiti, il colore c'è. È vero! Se domani mi viene questa vibe estrema, vado al brico, mi compro due pezzi di legno e faccio una croce e me la porto dietro. Te l'hai l'antitetanica, Bertra? Se no, mo prendi solo un crocifisso e vai giù allora un crocifisso. Sì, potrei comprare un crocifischio. Il crocifisso era la mia grande idea di qualche anno fa con un mio amico da fare. Sì, era un fischietto a forma di croce. Il crocifisco è bellissimo. Il crocifisco. Daga, dobbiamo farmare, bisogna fare punti. Ma quindi chi è che manca per iniziare questa bellissima partita? Siamo in 11. Raga, devo fare i punti per prendere i pantaloncini con le ali. Cosa? Mi sembra il boss. Come cosa? Pantaloncini con le ali. Ma perché tu hai il Game Pass? Ho fatto il push in Cosmic Cube. Ma io non ce l'ho. Il Cosmic Cube. Io c'ho solo Mira fatto... Cosmic Cube. Raga, con che ruoli giochiamo? Esolidi. Ah, è vero che ci sono i ruoli. Metto i vampiri a questo punto. Sì, belli vampiri, a me piacciono i vampiri. Vi chiedo un modifier. Posso mettere un modifier all'impostore che ha un'abilità, una tantum, che la usa una volta per tutta la partita, che teleporta tutte le persone in una venta. In una botta. Bellissimo. La metto o no? Tutte comprese l'impostore. Scusami, ho fatto space out, non ho capito niente, cos'hai detto? L'impostore ha un'abilità che può usare una sola volta e teleporta tutte le persone in una botola random. Figo, bello, sì. Però tutte comprese anche l'impostore statico, immagino. Penso sì, non è specificato. Okay. Però sì, perché sennò se sono tutte lì e l'impostore non c'è, insomma, uno si fa una domanda. Cioè, se manca qualcuno... No, ma da quello che ho capito sono tutte botole diverse. Esatto. Cioè tipo quella più vicina a dove stai. Ah, ok. No, io sono fan di questa. Sono una sacchiata elegante. Tutti comunque, posso partire in teoria. Pronti. Pronti. Andiamo? Molto carino. Pronti? Partenza via. E non so pronti, si parte. Let's go. Let's go. Invece io parlo. Ah, scemi. Ah, pure io. Sono pazzo. Oh. Mi sono mutata o no? Mi sono mutata. Sì. Ok. Ah, merda, sono un investigatore. Non ho visto nulla. Sono scema. Che cazzo di laggata mi ha tirato? Allora, in primis... Raga, ma solo voi? Solo a me ha tirato una laggata enorme? Ah, cure marrone, di nuovo. Ok, prego. Scusate, ero mutata. Io ho visto solo adesso che Terry è Vaporeon, comunque. Ma come? Sono tutta la gag di prima. Io sono anche Umbreon in tutto questo, quindi siamo... Posso shipparci? Mi dispiace, ma io sono solo per gli esseri umani, non per gli altri Pokémon. Niente. Allora, niente da fare. You like it rough, Terry Crews. Comunque, sala comandi. Cos'è admin?
Io no, è subito no, a destra, cioè navigation. Navigation in questo game. Io anche ero, cioè, in admin con i miei bro. Mi ero dimenticata di mettere la schermata del gioco in io in live. Stavo facendo la carta da admin. Anche io ho fatto quella missione. Io stavo andando la carta. Secondo me io stavo arrivando in sala destra, vero? Sì. Yes. Io stavo era subito all'inizio dal corridoio. È stato un po' veloce questo. Appena entrato nel corridoio. Io stavo parlando con la chat, quindi non stavo facendo assolutamente niente, ma ero fermo in weapon secondo la mappa. Sappiamo chi votare. GG. Scusa abbastanza. Ma raga, ma che ve lo dico a fare se volatile. GG. Axel, tu dove eri invece? Vabbè. Axel? Axel. Eccolo qua. Secondo me è mutato. Sì, è mutato, però. Ah, ma vaffanculo. Io ormai l'ho votato. Ciao, eccomi. Scusate, stavo FK in admin a mangiare il pollo. Che pollo è? Così decido se votarti o meno. È alla pesca o al limone? Limone. Non mi ricordo qual è la risposta giusta. Il limone è quella che si vota. Milone. Totta, confermi che era in admin, ho visto che eri davanti admin. Totta, tu. Io non lo... cioè io non no. Ho caso. Quando ero davanti ad admin? Adesso ero telecamere? Adesso? Vabbè, troppo veloce, ora, penso. Nell'ultimo istante. Vabbè, skippiamo ragazzi. Andiamo. Vai Axel. Anche solo una persona vuoi votare. Axel, ma ora è 50-50. Oh, esce Axel. Merda. Basta. Ma cosa è successo? Votato dall'imposta. Sì. E mosse magna. Allora, nothing's new. Ma io lo sapete che mi vorrei sentire la musica? Mi piace. No, Bucchina. Cubolili. Bucchina, Cusbo. Cusboblili. Cusboblili mi ha tramutato in un uovo ambir. Hola. 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 Ma mi era passata accanto 2 secondi fa. Non stato io. C'è un problema. Non mi ricordo chi mi è passato accanto perché hanno lo stesso colore. No. Dov'era? Era Reactor. Chi è che il dubbio tra chi e chi? Reactor a sinistra. Reactor a sinistra. Era viola, maledizione. Ma penso Axel, che fosse Axel. Axel in questo momento era in storage ed era appena passato da Scudi. Allora, sì, è vero, perché ho visto, stavo passando verso Scudi, ho visto Axel e poi sono andato verso sala comandi che ho visto Nova. C'ero anch'io in quella, ho visto Sbertra che mi stava guardando fare la task, quella del... No, fra, l'ho fatta io e poi mi hai inseguito, tu mi hai fatto paura. No, io l'ho fatta e poi stavo andando in admin perché dovevo fare la carta. E sì, quindi... manutenzione, scusate, c'è chi? Io. No, io sono insieme. Non eri tu. Manutenzione. Toto, dove eri? Manutenzione electrical. Manutenzione elettrico, basso elettrico. Sì, electrical. Allora, se dici che hai visto uno dei nostri era uno dei due. Ma quali due, aspetta? Tra Totta e Axel. Se Axel ha una cover da Bertra, sono sicuro di averlo visto a Scudi, ma proprio adesso. E allora era viola. Io ero in Upper Engine. Magari Labo è daltonico, l'ha scoperto. No, posso garantirti, non sono daltonico, purtroppo. Che palle. Come purtroppo? Quando vedi troppi colori fa male. Pure quando ne vedi due fa male, vabbè. Ma è possibile che ci sia il Morphling? Sì. Sì. No. Ma Totta dov'era? No. Ma come? Non hai messo il Morphling. Non me lo ricordo, quindi può esserci come no. Ecco. Ah, bello. C'è di Totta che comunque vicino al reattore, però io non lo so, io non ho visto. No, Totta era in Upper Engine, c'era anche Cecchi. Li ho visti tutti e due. No, impossibile, sono in sala comandi. E chi era, scusami, allora, in Upper Engine?
prendere un altro in appoggio. Ma l'ha detto adesso. Ha detto. Ah, no, no, scusami, è elettrica, l'elettrica, ho sbagliato posto. Forse era Totta. No, era elettrica. Grazie, Axel, Axel, abbastanza diretta comunque. Oh, ma perché? Merda. Io che ti ho salvato la vita, stronza. Siete, ma siete dei coglioni. È stato bello finché è durato. La gol era diretta. Ciao, comunque. Bertra. Ma direi GG. Ma sì, raga, perché non potevo mentire eccessivamente su dove mi collocavo. Ok? Cioè, proprio non potevo. E quindi ho detto la verità, sperando che la gente pensi, tipo, boh, perché dovrebbe dire che era così vicino al luogo del delitto, capito? Da più fortunato di cosa non so io, vabbè, ogni tanto ne ho bisogno. Orca troia, ma doppia! Ma quanti impostori possiamo evitare di dire troia? Uno, uno e due vampiri, in teoria. Sempre se. Allora. Io sono così confuso. Io terrei comunque la call di... Cioè, il prima lap ha fatto una call diretta, comunque, su, e... su Totta. Sì, anche perché io sono stato... stata ascoltata. Io sono stato... prima ha detto che ha visto un velo uccidere, quindi... Io Axel era stagionato. Io devo fare una domanda. Cubo Lili. Dicami. Da dove sei passata? Manutenzione estiva ero in questo momento. Motore inferiore, manutenzione estiva. Verso manutenzione. Il problema è che sì. È morto in security, a telecamere è morto. Io non ci sono neanche entrata in security. Qual è manutenzione? Caso... Manutenzione. No, io ho fatto. Allora, io sono andata in motore superiore e la porta era chiusa. Ho aspettato che aprisse la porta, poi sono scesa a motore inferiore. Manutenzione estiva. Allora, io ho visto due persone venire dal corridoio della io ero da sola. Engine, del motore inferiore, che era prima ho visto Totta e poi ho visto Kuro. No, io ero da sola. Bloccata in lower engine. No, infatti ho fatto prima e prima ho visto. Io, raga, sono stato tutto il tempo con Nova, praticamente, vero. Cioè l'ho seguito un botto dopo... e voucher per Nova. E soprattutto una certa, io ho fatto la taschina elettrica, sono uscito e poi attraverso il muro ho visto che c'era qualcuno. Ma quando io me ne ero andato ad elettrica non c'era nessun altro e nessuno aveva avuto il tempo di entrare. Quindi qualcuno ha avventato in elettrica. Comunque secondo io me. Nulla contro, però vorrei cioè, terrei la col di Lapo io... su Totta. Perché sennò abbiamo io perso. Io non so cosa dirvi, ragazzi, se non che non ho fatto un cazzo. E però ha visto Viola uccidere. O era Axel, eri te. Che ci potrebbe essere il Morphling. Potrebbe esserci, però. E allora, e poi perché Axel gioco sulle non poteva essere l'impostore? Perché Axel era a destra, ha visto Cecchi. E io confermo che Cecchi era c'è con il me. Morphling. Aprano gli occhi i seguaci di Nordor. Non Nordor. Scusate, no, niente. Un voto a Cecchi. Io ho skippato. I seguaci di Nordor che sono? No, era un gioco che abbiamo fatto questa sta domenica, bellissimo. Avalon si chiama. Ah, ok. Ciao Morti, come va? Pensavo fosse una referenza a Salvini. Da chi Axel, perché sei un coglione? Ma ho salvato un'altra vita innocente. No, non era una vita innocente, mannaggia il cazzo. Ah no? No. Io? Assolutamente no. Ah, fuck. E hai ucciso lo sceriffo in tutto ciò? Ah, scusate. Grande mossa. Io ero un LOL player, quindi. Mi sembrava innocente, vi chiedo scusa. Scusate, tu eri un LOL player? Sì, più o meno. E fin qui. Ma quindi chi era l'impostore? Oh,
Ragazzi, adesso al meet and greet si vedranno gli impostori. Al meet and greet. Oggi Budici. Al meet and greet. È entrata in spirito. È entrata nello spirito. Ah no, Charlie è appena morto. GV. Ah no, Terry. Io che non ci vado comunque. Io no. Terry è morto. Io sono il Doomsayer. Un po' godo, eh. Dai. Sarà Checky, no? Checky e Crewmate. Mike, no, secondo no. me. Boh, non lo so. Ma raga, basta fare home. Basta fare Hunt. Ah, tanto palese. Che cosa dovete sapere? Mike, raga. È Cube. Vabbè, ma che è successo? No, Cube era vampiro. Abbiamo finito le tasche. Chi ero il killer? Cube era il killer. Sì, mi ha ucciso Cubo. Comunque, falso, ragazzi. Io non ero l'impostore. Nemmeno io. Chi è che eravate ha vinto? Entrambi vampiri. Hanno vinto i Crewmate. Sì, eravamo per le vampirini noi. Ma poi Nova, perché c'è chi era Crewmate e basta? Infatti io ero senza ruolo, non l'ho anche detto. Io ero il vigilante. Vigilante è un ruolo. Ho ucciso Rage, volevo vampirizzarlo. Minchia, è morto istantaneamente. Una mia preferita, ti odio. No, ma io volevo vampirizzarti insieme a me. Ho detto dai, che top. Invece poi ho preso Dotta come mia adepta. Io che letteralmente il vigilante cos'è, indovina i ruoli. Io ero tutto tranquillo che andavo in giro, vedo un viola passare, dico boh sì, tanto figurati se trovo un cadavere qua adesso, boom, trovo un cadavere pronto. Ma la cosa è stata quale dei due viola? Mi ciocca subito, poi quando hai detto quella cosa ho detto no vabbè. Io ridendo e scherzando ho fatto 4 kill. Ridendo e scherzando, ridendo e scherzando. Baciamoci in bocca. Ma che cazzo era l'impostore? L'impostore non ha fatto nessuna kill. Era no, Rage. Io non ho. Era Rage, ma l'ho ucciso istantaneamente. Ucciso. È il primo che ha ucciso Rage. Insomma, volevo pure provare un nuovo modificatore. Randomizer. Rage against the machine. Sara, ma sei tu che hai ventato in elettrica una certa? No, no, io non potevo ventare. Nessuno non era possibile. Bella, raga. Un venting. Numeri 1. Ciao Simo. Bella rega. No, no, appena startato. Se volete. Ah, avete startato. Sì, ma alla prossima ti aggiungi. Yes. Okay. È stato bello finché è durato. Qualcuno. Allora, veteran, alert to kill everyone. Modify Frosty. Leave behind an icy surprise. Ok. Se mi vedete ogni tanto guardare in basso a sinistra, ecco la chat lì. Devo veramente montare l'altro monitor. Spero che me l'abbia contata. Rage. No, ma dai, faccio. Vabbè. Non hai tu hai visto qualcosa? Sì, sono tornata indietro per reportarlo, ma hai fatto prima te. Ma hai visto qualcuno? Sì, c'era qualcuno, ma non ho visto il colore. Forse era mai culo? Dove? Ma dove, raga? Siamo tra Perengiana. C'era uno in manutenzione. Ah, io sono nel corridoio culo, tra... ma non sono sicura. Allora, io ero sono nel corridoio tra manutenzione estiva. Io. Allora eri tu. Allora chi eri tu. L'altra persona che ha fatto il meltdown. Nova, io. Ma io ero lì che provavo a farlo anch'io prima di accorgermi ci fosse Nova. Sono arrivato anch'io. Perché poi io ho sono visto sceso. Però non so quando è arrivato. Però c'eravamo. No, no, c'era prima anch'io. Ma visto Nova. Guarda, io sono visto... rimasto lì un bel po'. Io sono entrato. Vabbè. Io sono entrato per farlo e c'erano già Bertra e Nova. E infatti sono uscito subito. Allora io vi dico, c'è la probabilità molto alta che possa essere Kuro Lili. Però vorrei fidarmi adesso. No, io sono passata sopra e sono tornata indietro per riportarlo. Però hai fatto prima te, eravamo insieme. Sì, appunto per questo c'hai una percentuale di possibilità che sei safe. Va bene, quindi schippiamo dico... e teniamo d'occhio Kubo Lili. Io ho va visto. Bene, va bene. Io ho visto con la coda dell'occhio qualcuno. Credo fosse mai culo perché era verde, però non sono sicura. Perché anche Nova è verde. Di verde esatto, anche Axel ha il cappello verde. Dovremmo cambiare i colori così che è meno chiaro. Io ho visto con la coda dell'occhio, ho visto il verde perché. Non è più chiaro. Ho visto viola, una... detto? Non lo so, quindi. Sì, Nova o Axel mai culo. Che opinioni avete sulle uova sbattute con lo zucchero? Madonna. Roberta sbatta me.
Le uova sbattute con lo raga, il rosso d'uovo con lo zucchero. Sono buonissime. È una roba devastante. Non l'avete mai mangiato? Ma dice zabaione. Ma state scherzando? No, lo, no, era lo zabaione, raga, quello che dite voi. No, raga, non è proprio zabaione. Solo rosso d'uovo e zucchero. Ma possiamo parlare delle uova quando un nostro amico è morto? È col vino? Sì. Vero, è vero. Allora godo. Per sdrammatizzare. Tu che ne pensi del rosso delle uova con lo zucchero? A me piace sbattere le uova nel culo. A me piace sbattere. Ma ok, va bene. Prese il pane, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e sbattetene tutti. Questo Cubo. È il culo di Rajesh. Pastori di merda. Pastori di merda? Tu sai contro i sardi? Pastori, pastori. I tedeschi poi. Come scusa? Diverted power. Gode. Chi è morto adesso? Elettrica. Ah, ma la mia compagna Pokémon, che peccato. Cazzo, allora. Ci sono passato sotto adesso ad elettrico. Elettrico. Ho incontrato anche io, ragazzi. Dove possiamo vai? Skippare? Perché? Perché? Possiamo skippare. Perché? Se avete altre informazioni importanti, possiamo skippare. L'ha sparato in bocca. Ho capito, 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 capito. No, ho capito. Cazzo, quindi non può dire il ruolo, okay. Però. Ok, ok. L'hanno scoperto. È chiaramente colpa di Kuro. Vabbè. Io Kuro, che cazzo fai da me? È colpa di Kuro, raga. Stai tutti zitti, l'hai detto, Sara. L'hai fatto sei te che l'hai detto, è colpa tua. Cosa state dicendo? Sì, hai detto fatto indovinare agli impostori che cosa fosse Totta. Ma no, cosa c'entro io, scusa? Hai detto scusa, non capisco per quale motivo dovremmo saltare il voto. Hai fatto pensare tutti quanti, raga, di conseguenza. Era una innocentissima domanda, scusate. No, no, Kuro l'hai trollata, è colpa tua. No, raga, è colpa di Kuro. Reportate Kuro. Stanno scherzando, cioè io non ci credo. Reportate Kuro, raga. No, sei serio? Ma assolutamente l'hai proprio sì. Offerto sul l'hai proprio sì, gli hai messo sul piatto d'argento, esatto. Non sto capendo che cazzo dite, raga, io ve lo giuro. Stai cioè, povera Kubo, raga. Mi sento basta trollatissima. No, l'hanno azzeccato come Vampire Hunter, basta. Ah, ma che c'entro io, skippa, scusami? Skippa. Niente. Nulla non c'entra, vero? Dai, raga, vedi che cazzo! Porca Eva. Ehi, così. Terrorizzata. Ridicole parolacce. Scusate, scusate. Allora, amici della chat, spiego a chi... Io ti odio, Totta. Oh, sì. Spiegaci, Totta. E io ero il veterano e quando entro in elettrica metto sempre il coso del veterano perché non mi fido delle persone. Bene. E quindi Charlie ha provato ad ammazzarmi ed è morto. E sono esploso, ma in realtà sono felice, non volevo. Io odio essere vampiro, impostore. Meglio io invece così. Sono diventato un nuovo fetish del killer. Bella, ma... Charlie. Ciao Simo, ciao, come stai? Tutto a posto, tutto a posto. Dai. Ma che cioè che regole mondato. State usando? Il moddato dall'altra volta. Ah, ok, perché mi ricordo che c'era tipo il vampiro, una roba. Esatto, sì, c'era sì. Il vampiro. E ora okay. Io avevo il ruolo del veterano, che praticamente il veterano può attivare lo sto seguendo potere. Io, Kuro. Il veterano può attivare questo simpatico potere sì. Che praticamente per 10 secondi diventa immortale. E tutte le persone che provano a fare qualcosa nei suoi confronti, che sia se sei un vampiro morderlo, o se sei un cattivone provare ad ucciderlo, o se sei anche un ruolo buono, a prescindere, qualsiasi, se tu interagisci con quella persona in quei 10 secondi, crepi. Yeah. E io che sono entrata in elettrica in questo momento, che so che è il tipico posto dove si fanno le kill, l'ho attivata, Charlie ha provato a mordermi in quanto vampiro e gli ha stirato. Tra l'altro io... vabbè. Oh, che cazzo, non ma l'abilità quella per diventare invulnerabile. Oh, aspetta. Simo. Dov'era? L'idiota si è ammazzato su di me.
Però è un top laner, quindi lo capisco, poverino, la sedia a rotelle. E niente. No, no, si è letteralmente ammazzato su di me, fine in shield. Sono scelte, io non giudico. Scusa, perché sta roba adesso va bene? Dovrebbe essere Laida. Non lo so, nemmeno io. Però in shield un pochino mi puzza. Non argomentare. L'ho visto passare sopra infermeria. No, Axel era effettivamente sotto navigation. Cioè, non era in shield, era appena sotto navigation, l'ho visto dalle telecamere. Attenzione, il mio Mino da soli, cioè. Il mio Mino dice che sono precisamente sulla porta superiore di shield, appena prima dell'ingresso nel corridoio. Aspetta, shield dov'è? Sotto a destra. Ah, scudi, sì. I morti imparano. Vabbè, indicazioni stradali tipo Google Maps. Allora mi minchia, immagina che bello se Google Maps fossero tutti dei fantasmi che ti parlano. Non lo so, non mi convince. E vota no. Allora. No, non ti abbiamo dei sospetti. Non lo so. Zero, questo è il problema. C'è un'altra persona che potrebbe, diciamo, prendere le mie difese, ma io non so. Obiettivamente, questa persona ad oggi è cattiva, quindi io spero non lo faccia. A questo punto. Quindi scappiamo. Scappiamo. Nel dubbio voto Curo Lili. Sto scherzando. Mi autovoto. No, sto scherzando. Ferma che poi sono impostori. Ti voto solo, esatto, ti ho votato io. Così se, ma io ho skippato, tipo... non ti ho votata io. E allora mi ha votato qualcun altro, perché io ho votato te. Ah, grazie, non siamo più amici, basta. Insomma... Rip amico mio e mosse magna. Comunque mi avete ucciso subito, tra l'altro, l'altro vampiro. Io tutto felice che avevo morso il vampiro. Primo turno, il primo morto. E io, vabbè. Ma perché quello lì ormai è un fetish contro di me, mi sa. Raga, vi stavo chiedendo, ma appunto per abilitare questa opzione di diventare immortali, tu c'hai tipo un tastino in basso a destra, come per essere assassino? Esatto, sì. Assassino. Con scritto okay. Use. Ma voi l'avete fatto? Un massimo di 5 volte durante tutto il game e dura 10 secondi. Ah, ok, io adesso che sto guardando la stream di Sara, per dirti vedo che c'ha USA, è quello? Dipende, non so Sara cos'è. Io ero lo sceriffo e quindi io avevo questo potere. È sopra l'USA. Cioè, okay. Sopra il sabotaggio che vedeva a destra. Bella. Okay. Ma voi l'avete mai fatto un capodanno senza luci, raga? Mamma mia, io spero che veramente... Che senso? È un meme di TikTok. Mamma mia. È nato tipo ieri, non ho ancora capito. Sono felice. No, ma che è nato ieri? No, è da un bot che c'è. Cioè, prendete questo rapper che ha fatto una canzone che... Mi hai fatto un capodanno senza... in casa senza luce vicino a una stufa. Allora il resto è che non i rapper sentito. Non li ascolto mai nella vita. No, ma tranquillo, mi sono fatto questo favore. Tipo rap signori, quelli italiani. Non sono, oddio, sì, no, italiano. Si chiama Young Signorino. Oh, Young Signorino. Oh, vuole qualcuno, raga? Case cazzo. Voglio ricordarvi che con Amazon Prime la sub è gratuita. Grazie. Su TikTok potete donare. No, in realtà pensavo fosse morto qualcuno, però sono rimasto profondamente deluso al sapere che i killer sono incapaci. Ma perché? Perché le persone che sono morte erano i killer. Maglio? Perché? Kenu ha deciso di spararsi in bocca. Raga, mi sa che il Doomsday era due scelte comunque, lo dico. Sa chi è che ha beccato? Ah, Totta. Ma quindi ci sono ancora due impostori? Probabile. No, un i impostore, vampiri? Uno. No, due impossibili di impostori. Due vampiri e un impostore. Ah, dico, i vampiri sono vampiro... cattivi. Raga, non abbiamo buttato fuori nessuno. Infatti, sono tutti morti. Posso fare una domanda? Ma quando è che... cioè, cosa devono fare i vampiri per vincere? Essere solo loro. Ok. Ragazzi, non votiamo a caso? Che Doomsday era vinto. No, infatti è stato... No, non votiamo a caso, nemmeno questo. Ah, scusate, chi era? No, che schippiamo, perdiamo se schippiamo. Finiamo le task, Axel. Chi è che non le ha finite? Io le ho finite al primo turno. I can't anymore. Io le ho finite come al solito all'inizio. Io ho finite. Però diamo la possibilità di finirle. A me ne mancano ancora due. Puro, le fatta, ho perso un sacco carta? Di tempo in sicurezza. No. Io ho perso un sacco di tempo in sicurezza, scusate.
Ah, beh, tranquilla. Ma l'hai fatto lo swipe della carta? Ancora no. No, no. Ok. Ok, quindi... ragazzi, ditemelo, lo faccio o non lo faccio? Fallo, fallo, fallo. Non avrebbe dovuto farlo. Non doveva farlo. Aspetta, scusami, ma non era la terza? No, no, questa era vigilante, probabilmente lui. L'ha provato. Quindi... non avrebbe dovuto farlo. Quindi c'è un impostore, due vampiri e un innocente. No, c'è un Doomslayer, e uno che uccide. Ho votato io, Axel. Io continuerò a votarti fino alla fine. Io ti giuro, al GV volevo darti un abbraccio. Io do un allora, pugno. Ma sei tu che mi hai votato? Non ti ho votata io! Ma che cazzo è che continua a votare? Che cazzo ne so? Vabbè, pugni nereni per tutti, siamo a posto, raga. Così si ricorda che sei stato tu. Coi pugni nereni? Sì. Ma non ho solo voto io. Ma quando piscia sangue si ricorderà di te. Oh, vabbè, spero che cosa carina. Che cosa carina. Ma che cazzo. Non possono chiamare l'emergency se c'è il reactor meltdown. Lo so, ora spero che qualcuno chiami l'emergency. Okay. Per dire, per fare cosa? Che gli ho rivelato gli impostori. Sì. Però devi sopravvivere, nasconditi. Vado. Ah, senti Bertra, io non sto capendo, ma perché la gente continua a morire? Non l'ho ucciso io. Come non l'hai ucciso tu? E non l'ho ucciso io. Aspetta, ma c'è, ragazzi, aspetta. Ma non lo so proprio chi sia, Cassarola. Io sono daltonico, ma quello lo so che non è bianco. È un nome rosso. Curo, sei una merda. Curo, scusa, non ho capito. Uffa. Ti sei divertita a fare uffa. Ma in chi ti sei trasformata, Curo? No, io a nessuno. Non eri Nova come è morto, scusa. Hai ucciso l'altro vampiro e poi subito dopo io mi sono suicidato, quindi eri da sola a uccidere gente in questa partita. Lo so, infatti è stata molto dura uccidervi tutti. Aspetta un attimo, ormai Sara la serial killer. Ma chi è che killer, mi ha ammazzato come veterano? No, scusate, io c'ho una domanda, perdonami Totta, ma no, c'è ancora in game, non te lo puoi dire. E bebe coso, tanto abbiamo finito, penso. Infatti penso fosse. Vabbè, votiamole, poi ve lo chiedo. Non è detto, puoi indovinare. Non è detto. Infatti votiamo e poi. Sì, no, votiamo. Io voterò Axel. No, raga. No, raga. Ma che vabbè. Vabbè, delle scimmie, raga, delle scimmie, cazzo. Così. Delle cazzo di scimmie. Ho capito il gioco. Vabbè, tanto raga, c'è il counter. No, Mike, ma chi vuoi votare? Mike, ma sei tu che non hai votato Curo? No, raga, hai votato il nome rosso. Sì, Curo, aveva il nome rosso. Ma che? GG. Vabbè, qualcuno sta parlando. Che dire? Vabbè, intanto chiedo quello che lo chiede a sto punto. Ma... Vai. No. Oh, mia mamma non sarà una. Vabbè, no, io ti odio. Dai. Ti odio. Vabbè. Cazzo, guarda quante kill ho fatto prima di morire. Ne ho fatte un bel po', eh. Sei fortissima, Curo. Chissà chi è, cazzo. Mike, vola Bertra. Bertra, perché sto scelto? Voglio vincere. Mike, sono lo sceriffo, non farlo. Si è morflingato. Chi sei, Mike? Dimmi il tuo ruolo e mi fiderò di te. No, Mike, non dire niente, vota Bertra. Non ho capito. No, devi votare Bertra. Sì! Non era difficile. Vito il Doomsayer. Godo. Che vede il Doomsayer. Non era difficile. Ho curo di quello sul cellulare, quello che ho provato di tre diversi di tre diversi ne ho provati di ma ne ho fatte tante però di kill. Che ecco perché io continuo a beccare che noia. Ma com'è possibile? Sono da sola. Io so soltanto che partirò per Milano 3:10 di treno con un coltello nella valigia. Hanno 20 vampiri? Ma no, sei io. Raga, scusate, fate entrare Simo ora. Voglio dire due cose. E perché ho cambiato l'avatar e ho messo il gattino rosa con il coltello. E quindi questo ha fatto la grande differenza. No, raga, ma chi è che ha... Chi è che ha l'avatar di Vaporeon? È bellissimo. Sono io. Ciao. Posso avere un momento per ringraziare Curo che mi ha fatto vincere questo match? Ma com'è successo? Comunque, non meritato. Non meritatissimo.
mi dispiace. Ah, voglio dire una cosa. Lapo, per che cosa eri che ti sei suicidato sulla mia presenza? Ah no, boh, avevo il dubbio che mi stessi seguendo. Dico, boh, secondo me vuole mordermi. Prova a pugnalarlo, voglio io. Okay. E là, cioè, il classico inciampi nel paletto che hai in mano. Sì, classico. Io ero il sceriffo, volevo sparare a Bertra. Io ero il cacciatore dei vampiri, che è abbastanza una merda come ruolo. Quindi, boh, 50-50. Ragazzi, ma non c'è un bersaglio scritto in testa? Bertra, come hai fatto a indovinare Martina Spia, scusa? E stava ad admin costantemente. È stata 3 round di fila da admin. Era la mia volta che lo spia. Volevo beccare un omicidio, ma nessuno ammazzava nessuno. Ma tra l'altro, ho scoperto una cosa: domanda, raga, il medico non la salva. Ah no? No, perché io le avevo dato lo scudo inizio game perché mi sono sentito in colpa dell'ultimo Among Us. Uh-huh. E invece quando tu l'hai presa col Doom Slayer è morta comunque. Grazie al cazzo. Ma questa cosa era base. Almeno raga, lo dice, capito? Raga, spiegatemi Observe. Comunque non mi sembra corretto che io ho fatto un sacco di fatica, ho ucciso un sacco di gente e ha comunque vinto Bertra. Sono d'accordo, sono d'accordo. Non è mica giusta sta cosa. L2P. Oddio. Non so cosa fa questa classe, però vabbè, vado. Ma scusa, ste brutte merde? Ma che fanno? Non mi avvertono? Io avevo un po' freddino, mi sono andata a prendere la copertina. Vaffanculo, sono inutili. Vabbè. Scusate, mi ero pure... non ero manco mutata, sono mutata ora? Sì. Oh, raga, scusatemi, che cazzo vi devo dire? Dove cazzo devo andare? Sono confusa ora. Allora ragazzi, scusate, mi sono un po' confusa, ho iniziato a giocare così senza nessun preavviso. Ma che cazzo? Wow, raga, che cosa state? Scusate, posso fare una parentesi svoppato veloce? Grazie mille ragazzi che mi avete aspettato per iniziare il game. Ma 12. Ah, ma non eri andata a fare la pipì? Sì. Ah, vabbè, pure io. Scusate, raga, ma io nell'ultimo istante sono stato tipo teletrasportato a cazzo. Sì. È, la, è il ruolo nuovo che ha messo Nova che cioè, teletrasporta tutti a casa. È il ruolo nuovo. Ma come cazzo è possibile? Ma che cazzo? Ragazzi, ho visto. Sì. Vabbè, e Axel si ammazza da solo. Comunque era in medico, non so io non ce più a voi. Ma già mai. No, dai. Per cagare, Axel, mica è colpa nostra. Vaffanculo. Posso dirvi una cosa? Dimmi. Mi sembra strano che siamo stati tutti tippati, ma nello stesso momento c'è stato il report. Sono spawnato di fianco al cadavere, non so cosa dirti. Io non ho fatto in tempo a vedere niente. Hai avuto una prontezza di riflessi devastante. Capito, un po' troppo veloce, eh? Cioè, proprio tipo... Vabbè, raga, ci sono capito il nostro ragionamento. Prima della tirata. Come hai fatto a muoverti così velocemente con quella sedia? Dove eri? Ero in caffetteria. Era di fianco a Craxel. Chi è? A chi state dicendo? Craxi? Craxi, ero di fianco a Craxi. Di casa Carlo, proprio lui. L'unico che c'è, l'unico, al secondo che è morto. Ti devo dire, sì. Ciao, Lili. Vabbè. Vabbè, GG. Volete votarmi? È una brutta idea, però... Fate un po' il cazzo che vi pare. Io ci sto votando. A me piace votare, un mio diritto. Rivoterò perché si chiama saltavoto. Non so che secondo me. Guarda che bello. Guarda che bello il diritto di voto. Posso dire che siete oggettivamente stupidi come la merda. Io sono l'unico a votare. Diciamo che la tua difesa dal migliore. Forse dovresti solo imparare a difenderti. Esatto, hai avuto... Che qua c'ho un botto di tasche. Se c'ha il download basta crepo. Muoio, ora muoio. Per forza ora muoio. Ora muoio, sto per morire. Non sono morto. Però qualcuno qui è entrato. Sì.
Ragazzi, lo so, me l'avete detto un botto di volte. Scusate, devo smetterlo. Avete ragione. La smetterò. Hello. Mike. Oh. Aiuto. Dove? Scusate, Mike, se non m'ero mutata, m'ero messa a parlare e non me ne ero accorta. Aspetta, dove? C'è chi... Non so se non, cioè, non mi hai visto, ma raga, c'è chi me l'ha ucciso davanti. Cosa? Mike. Dov'era? Un'accusa gravissima. Grazie, Gianlu. Motore inferiore. Allora, io penso che non ho bisogno manco di dirvi niente. Io sto votando Mike. C'erano luci spente, ero davanti a sicurezza. Sono sceso e vedo Mike con la coda dell'occhio. Ma però... ci ho detto, non so se non vi hai visto. Cioè, ma ve l'hai ucciso davanti. Sì, la cosa bella è che c'erano luci spenti. Io vedevo in maniera molto piccola. Stavo cercando di capire chi fossi. Se tu non ti fossi avvicinato per avermelo reportato, perché tu, dato che sei impostore, vedi la visuale un po' più grande, non ti avrei sgamato. Ma no... No, stai argomentando troppo, non sto capendo. Non so che altro. Però le luci ha messo un po' sì, raga, erano spente, ma è per questo che sto dicendo, spente. Evidentemente non vi hai visto. Cioè, se sei l'impostore. Infatti non ti avevo visto fino a quando non sei arrivato vicino a me a reportarlo. Si fa sospetto. Mi sta così tanto confondendo che molto sus. Che sei tu l'impostore. Che sono io l'impostore. Mi sto convincendo. Io ve lo dico, potete anche votare prima me, ma ricordatevi di Mike. Per me non è un problema se mi buttate quindi fuori. Hai visto sia il cadavere che... Io ho visto il cadavere, stavo reportando, però con la coda dell'occhio ho visto uno accanto. Mi stava avvicinando, ma ha deciso lui di venire da me perché aveva la visuale più grande, perché... dato che le luci erano spente, quindi vabbè, non lo potreste vedevo. Aver visto il cadavere insieme, quindi... I don't know why, but I don't trust you. Lo hai visto ammazzarlo. Potevo averlo visto pure io, ma il no, io ho visto Cecchi sul cadavere, infatti siamo appunto. Restati un bel po' sul cadavere. Ah. Eravamo fermi sul cadavere. Minchia, inquietanti, ragazzi. Hai sentito la parola cadavere così tante volte? Potreste entrambi essere innocenti, vi state incolpando no, a vicenda. No, io vi dico al 100% boh, non lo so. Ve lo ma dico scusa, al 100%. Tu hai visto il corpo cadere a terra? Ti spiego cosa è successo. Io vedo una piccola codina. No, dimmi solo sì o no. No, io ho visto una okay, piccola codina Mike, fuori dal cadavere. Tu hai visto aspettami. Il corpo cadere a no, terra? No, io sono arrivato sul cadavere. Siamo rimasti io e Cecchi sul cadavere. Parlare. Non lo so. Non lo so, raga, io tifo per i killer. Potete ma che vuol dire? Grazie. Vabbè. Vuol dire che... Che boh. Raga, avete abbiamo sbagliato. Un impostore in meno. No! Vabbè. Quanti sono gli impostori? Ragazzi. Troppi. Ricordatevi di me. Vado ad ammazzare. Cecchi. Vado ad ammazzare Cecchi. Dove si collocherà Cecchi Quintana secondo voi? No, Cecchi. Aia. È morto l'altro impostore, non so se hai visto che noia. Ah no, non lo so, mi ho visto il report così a caso. Sì, è morto o era l'impostore o un vampiro, ve lo posso assicurare. Okay. Io continuo a pensare che ma sei tu. Ma io pensi che ammazzo davanti a che noia, no? Sì. Come hai fatto davanti a mai culo. Vabbè, vuoi vedere come muoio in mezzo secondo? Lo vuoi vedere? No, io non lo vorrei vedere, Tano, perché non io ho capito vedere. Cosa sei. Okay, ho capito benissimo cosa sei. Allora no, allora no. Non ho nient'altro da aggiungere, non so nient'altro. C'è scusate, ma quanti sotto. Killer ci sono ancora? Può allora esserci o so. Un killer o un vampiro. Ah, è vero che ci sono i vampiri. Sono le uniche cose. Io non so dirti se era un vampiro o era un impostore, so dirti che uno dei due lo era. Aspetta, chi dei due lo era? Era chi dei due era cosa? Non lo posso sapere perché hanno ucciso. Ah, Totta, sì, Totta si è sì. Ah, il cadavere dici. Il cadavere oh, adesso. Aperto Clash Royale. Esatto, mi sta annoiando. Secondo me è un morto. Secondo me
È ancora in circolazione. Ora Jesh, hai qualche informazione? Ma io ti dico che al primo round ho finito le tasche e mi sto sgrattugiando le palle. No, basta. Io sto girando velocissimi. Per cercare le persone giuste. Beh, fai bene. Vabbè, andiamo avanti. Boh, voi due però un po' mi puzzate. Però è impossibile che... Cioè, a questo punto è impossibile che siano in due, vero? In teoria... No, è inutile che cerchi di rigirarla così, cioè... No, non la sto rigirando. Va bene, c'è chi... Lo stai mangiando, Cubo? A posto. Propoli. Eh? Propoli? Propoli. Ma com'è propoli? Così, proprio a mano? Sì, perché ho ancora la tosse dalla Luca Comics. Senti, Cura, è inutile che inventi pure parole a caso. Propoli, cioè dai, su, dai. Luca Comics. Dai, Luca Comics, dai. Ciao, cadaverini. Quindi, ciao. Ancora? No. Ma non ho capito cosa è successo. Perché c'è chi dice che l'altro impostore è morto? Mare, non sembra... Sì, l'ha detto adesso, ha detto vi posso assicurare che l'altro impostore o l'altro vampiro è morto. Ah sì, perché è veterano, qualcuno si è imploso su di lui. Io non ho fatto le tasche fino a mo', le devo recuperare. Io dicevo, cioè io sono rimasto così destabilizzato quando ci sono una persona che non sapevo cosa fare. Cioè pensavo di trasformare solo le persone. No caro, mi hai ucciso. E hai rovinato la mia randa impostore. Io sono la terza volta che sono Doomsayer e mi sto annoiando a morte. Io invece è la terza volta che Dio Bono, non è vero, è la prima che seguite la call di Cecchintano più che a caso di tutte. Ma Doomsayer è pure bello. Divertente il Doomsayer. Il Doomsayer non devi manco fare le task, no? Devi concentrarti nel capire i ruoli. Ma a quanto pare poi hai un potere. Oh, cavallo. Allora... Cadavere in manutenzione e in quel momento c'era Kenoia che saliva verso motore inferiore. Electrical per chi è meno pratico. Scendeva. Esatto. No, saliva. La manutenzione andava verso motore inferiore. Io l'ho incrociata nel corridoio di motore inferiore. È morto okay. Gesù. È morto Simone. Ma Gesù è morto più o meno 2023 anni fa. Non è vero, sono qua. Ok. Penso che sia Kenny. Beh, io... Ma io l'ho incrociato che era ancora vivo in realtà. Beh, se non sono Raggio e Cecchi, mi pare che loro due si stiano dando l'alibi a vicenda, sei tu. Sarebbe già finita la partita, pure. Sì. Giusto per dirlo, così, a caso. Appunto, guarda, appunto io dico, voterei... visto che voi due vi state dando l'alibi a vicenda, quindi se tu ti fidi di lui, io mi fido. Non esiste. Appunto, dico mi fido, quindi che noia. Guarda, allora, io farei una cosa ancora più bella. Che è quella che sto pensando io, Rajesh. Di skippare. o vuoi buttare fuori? Perché tanto perché hai ragione, sì, c'è cioè, è vero, cioè, sì, hai ragione, le tasche. Vabbè, ma chi è che non le ha finite ancora? Boh, che ne so. Io dal primo round sto fermo. Ma tranquillo, Rajesh. Comunque secondo me è Kenny. Io capisco che voi vogliate stare super safe, però penso che sia che noia. Sì, sì. Somebody come get her. Ma io non le devo fare. She's dancing like a queen. Solo tu. Somebody can get her. She's dancing like a stripper. Hey. Quanti pelle dopo alza la visiera. Metti dalla moto e fermati da me stasera. Chi è che deve finire le task? Ok. Vabbè. Oh. È stato un game emozionante, ragazzi. Devo aspettare per la kill. Cioè, ma è troppo tempo. Madonna. Mi sto facendo lo scudo umano. Raga, scusa che sì, io prima ero il medico. Esattamente com'è che funziona? Cioè, ho visto che potevo curare qualcuno. No, puoi dare uno scudo. Allora, dai uno scudo. Se reporti un cadavere, ti dà sulla chat, proprio sulla chat, letteralmente, ti dice se il killer è lighter color o darker color. E da lì tu hai tutti sui nomi in basso a destra dei nomi. Sì? C'è proprio scritto lighter o darker. E quindi a esclusione vai a capire chi puoi escludere dalla kill. Ok, bella. Però devi riportarlo entro tipo 5 secondi, una roba del genere. Mo non so quanto ha messo nuovo. Ah, madonna, ok. Sì. Controllo. Vabbè, io sono pronto. Diciamo che il medico, volendo, gli si può mettere anche che tipo a un secondo legge proprio il killer per farti capire. Cioè proprio gli scrive il nome. 15 secondi, cioè. Bravo. Allora, 15 secondi.
Aspetta. Ma ora la prima persona che morde diventa un vampiro? Is this my thing? Raga, allora. Raga, ma? Allora cosa? Skippiamo. Totta, cosa vuoi skippare? Che stavamo tutti facendo le task e tu eri lì in piedi rigida sul cadaverino. Skippiamo. Perché skippiamo? Ma dov'è il cadavere? Era... Allora, a O2. O2. Ma ci stavo facendo io la tasca adesso? Stavo facendo le foglie. Eravamo in quattro, in tre stavamo facendo c'ero la tasca. C'ero anch'io su O2. Vabbè ragazzi, c'ho della mamma. C'è qualcuno che sta screenpiccando Alex. Per me ha sbagliato Alex, lei azzeccare. Oh, ti giuro, no, va dopo, guarda che ruolo sono. Ma è impossibile sta cosa. No, era possibilissimo. Ho approfittato del momento in cui stavamo tutti facendo le tasche. Io ho finito la tasca, quella di buttare le foglie. Mi giro e c'era Totta sopra il cadavere. Solo che un attimo fa non c'era, perché la tasca delle foglie dura un mezzo secondo. Madonna, ma no, raga, cosa sta succedendo? Cioè, raga, impossibile, cioè, che me l'ha azzeccato. Le persone stanno cercando di indovinare il coso di Totta, cercando di capire se è veramente l'impostore, no, o se mi tipo sa che è qualcuno che li sta sgamando. Ma non è possibile, raga, ma scusate, ma com'è possibile? Oh, avevo un orecchio troppo elevato, quindi cioè non ho detto niente, neanche se ne nova. La cosa assurda è che nessuno ha detto un cazzo e tutti stanno morendo. Quindi o provate a indovinare due persone che cosa fa Totta, oppure ma sono... Ma Totta forse è l'impostore a sto punto. Dici? Ma no, beh, Axel non hanno detto un cazzo. Axel ha provato a indovinare ed è morto come un pollo. Scriviamo come prima. E prima sei stata sgamata, infatti, quindi... No, prima era il veterano. Axel, quando l'ha detto, che compario io se sei un pollo. No, Axel, però pollo. Adesso non vorrei che Bertra, puoi rinominarlo cosa, Axel pollo. Totta, perché dovremmo skippare? Perché sì. No, non è perché mia madre quando avevo 6 anni mi diceva non perché. Non posso dire altro se non voglio fare la fine di Axel e Nova. Bertra, rinominalo in Axel pollo gentilmente. Crepare, crepatemi. Se qualcuno ha il Doomsayer, ci provi. Oh! Wow, oh, perché no. Finisco sempre in mezzo a queste cose? Wow! No, raga, ma cosa sta succedendo? È così random. Ma è l'anarchia, wow, sta partita. Ma sembra una random. Ma porca troia! Più random di una Nuzlocke. E niente, raga, io devo fare la brava. E non crepare nessuno. Ma se perdiamo per reactor, chi... Cioè, chi vince, gli impostori o i vampiri? Gli impostori, vero? Solo se becchi il Vampire Hunter. Left side. Ma ammo. Allo? Allo? Che è successo? Sì, non è morto nessuno. Sono morti tutti lì. Possiamo parlare di quello che è successo prima? Sì, sono ancora disturbato perché può succedere questa cosa. Allora, Axel ha provato a indovinare e ha trollato tiltando come un maiale. Poi Nova è stato indovinato e quindi
No, boh. Aspetta, Max è stato dire? Ucciso? Ecco, no, Axel non ha detto letteralmente niente. Non puoi dire Axel differenza... non ha detto letteralmente niente. Ma che raga, ma come? Come? No, allora, no, come è possibile? Vi spiego, ma vi spiego. È la speedrun. Vi spiego. Allora, ho osservato Axel scoppiato. Nova, ho puntato sceriffo a caso completamente, stavo andando a cazzo. E vabbè, l'ultimo ho osservato. E ma c'era... come mi hai osservato, Reggio? Non ho fatto nulla. Boh, no, vabbè, no, proprio c'è proprio il perk dell'osserva. Ah, no, che fa l'osserva? Cos'è che fa l'osserva? È sbroccatissimo. E tanto non lo puoi togliere. Non lo puoi togliere. Ma cos'è che fa l'osserva? È una roba sbroccata. Facciamo così, non usiamo l'osserva. L'osservare bisogna essere onesto, come ho fatto io, che non sapevo neanche come si usasse. Server, tu lo clicchi e una volta finito il cooldown ti dà dei ruoli. Il problema è che ti dà tutti i ruoli, anche quelli che non ci sono. Quindi base ti dà tutti i ruoli che non ci sono e quello che c'è nella partita. Esatto. Quindi è come se ti desse il ruolo preciso. Esatto, una persona di cinghiali. Possiamo eliminare il Doomsayer e mettere il Jester? Vai, facciamo. Ah, ma non c'è il Jester. Infatti, raga, no, meglio il Jester. Io dico che il Jester, dai, togli il Doomsayer e metti il Jester. Grazie. Dopo tre volte la Doomsayer che mi stavo annoiando a morte. Comunque Totta mi stai sulle palle, sappi. Ma perché mi hai ucciso così a sangue freddo? Ma io non ti volevo ammazzare, io volevo renderti l'altro vampiro. Io volevo renderti l'altro vampiro. L'unica cosa è stata la sculata su Nova, comunque basta, perché... No, comunque io l'avevo morso per perché lo volevo far diventare il mio gombare vampiro. Ho fatto una collateral comunque. Ah! No, vabbè. Che ridere? Che ridere, ecco perché. No, vabbè, raga, non ho parole. Che no? Che fai, Cisse, che nuova? In che senso? Axel, non è che devi fare la vendemmia, però, eh? Ma cosa? Se stavi lì fermo, lo so che... Ma fare cosa? Eri lì sopra il cadavere e basta. Dov'era? Dov'era? Dov'era il cadavere? Mette, non c'era. In admin. Oh, io te lo giuro, te lo clippo. Se non c'è, mi devi dare 500 milioni di euro. Figlio puttana. Bella madonna. Minchia. Okay. Io ti denuncio per 1 miliardo di euro. Così ti paghi te 500 milioni. Scemo. Volete darvi un bacio? Posso fare una parentesi velocissima? Ma tu non fare l'azione. Il gioco di prima. Io, Bert, non ti volevo ammazzare, ero il vampiro e ti ho morso per farti diventare vampiro come me, ma eri l'impostore e quindi sei morto. Sì, funziona così. Quindi è colpa sua. Quindi non è stata cattiveria, Bertra. La colpa è stata destinata così, capito? Stupido. È stata giustizia. Questo era personale, l'ho sentito, l'ho sentito. Non hai capito un cazzo. Io non ho capito. Un bacio da te. Ma raga, ma quindi Nova dove è stato trovato? Perché cosa? Nessuno ha detto niente. Admin. Allora, hai presente quella là su TikTok che fa admin. Giornata salvataggio rane? Ah, ok. Capisco. Hai visto? Non ho altro da aggiungere allora. Magari vi saprò dire di più un giorno. Sono d'accordo. Stiamo skippando, vero? Sì. Sì. No, sì. Manca solo l'apo. Che cazzo mi ha rotto i coglioni, Riccardo Bertrando? No, non sono stato io per una volta. Fatti i cazzi tuoi. Per una volta. Per una singola per volta. Tuccia birichina. Oh, poi raga, non le voglio... curiosità su vapore, ma perché... ha detto no, raga, non le voglio curiosità su vapore, on... ma perché io, raga, devo pisciare così tanto comunque? Cioè, è assurdo. Il quantitativo di volte che io piscio al secondo. No, al secondo. Andate a fare in ma che cazzo! Fermi. È successa una cosa stranissima. Che okay. Noia me l'ha ucciso davanti. Dov'era?
Cosa? Era in ingegnere. No, raga, io ho una cosa che è successa in storage. L'elettrical. No, è successa una cosa in storage assurda. Cosa? Dillo. Sono scesa da admin verso storage e stavo camminando e... Ma... Il mio, il mio occhio si è accorto che, come dire, mancava... Cioè, si era illuminato il tasto report. E ho detto, ma che cazzo, non c'è niente. E basta. C'era il tasto report attivo, ma non c'era nessuna persona morta a terra in storage. Ok, facciamo che ti credo. Chi è che urlava che noia l'ha ucciso? Io. A posto. Ma ha ucciso complimenti. Chi è stato riportato? Complimenti, l'hai fatta morire. Allora, io ho riportato in O2 perché ho trovato il cadavere di Ashi. Scusami, ma no, ma aspetta, ma l'abbiamo tolto il Doomsayer? Sì. Però tu hai dichiarato... Il puoi indovinare in teoria, no? E non devo dichiararlo? Mi pare di no. Non dichiaro come le tasse. No, ma scusami, e come si fa a capire chi buttar fuori? Beh, diciamo tu l'hai dichiarato senza chiedere informazioni a che noi, magari che noi diciamo, guarda, t'a posto. Capito, non ha detto niente. Ci credo, gli hai detto solo, ha ucciso quello. Aspetta, Curo, come perché avevi detto che... Perché hai detto che noia era... Che l'è successo davanti. Perché mi ha ucciso davanti. Però magari è semplicemente... Magari è esploso. Veterano qualcosa e... Veterano slash sceriffo slash vampire hunter slash... Poteva essere tante cose. Ho già pensato. Secondo me sono morti due vampiri. Così a caso. Ma scusa, tu... Però... C'avevi qualcosa contro di me, Rajosh? No. Ok. Perché? Vuoi fa botte al Games Week? Dai. Dai. No, perché prima quando ho detto sta cosa del tasto report mi ha detto vabbè, facciamo che ti credo. Ho detto... Sì, era solo per ridere. Ma che cazzo? No, raga, che sta succedendo di nuovo? Amico mio, è mosse magna. Non c'è il Doomsayer. Ma tutti i voti così per ridere. Raga, io per meme, avevo votato Axel. Ma per me non pensavo lo votasse qualcun altro. Ah, è tanto. Si è salvato. Scusami, Axelone. Tranquillo, non mi parlare. Che sono lo sceriffo. Ma non era il Vampire Hunter, regà? Ma che cazzo? Ma non era il Vampire Hunter? Ma che cazzo? E io a sto punto non so, cioè lo posso dire? Non so, ho paura di dire le robe. Comunque è stato Axel. Che vuol dire è stato Axel? Che c'era Axel fermo sul cadavere e non l'ha riportato. Io mi lancio dal balcone. Magari è il Gestramo. Non so come se la vuole giocare, sinceramente. L'unica cosa che posso... Ok? Cazzo! Ma perché finisce così? Ma è non ho capito cosa è successo. Ho provato a indovinare che fosse il Jester. Non era il Jester, cazzo. Io quindi sei morto? E sono morto io, sì. Io ho scoperto che se sei Vampire Hunter ma muoiono tutti i vampiri diventi sceriffo. Sì. Oh, cazzo. Axel è semplicemente rincoglionito. Rincoglionito, cazzo. Io ti spacco di botte. Che cos'è, Axelone? No, zitti un po' perché io mi comincio a incazzare. Allora, sono... No, fammi finire, fammi scendere. Vabbè, io vado a fare pipì al volo, vi sento ancora con le cuffie, vi prego non startate senza di me. Io mi sto cominciando a intoppare perché allora ho fatto 3 game e mi hanno sgozzato all'inizio senza che... Mago si ha smorto, ok? No, a suo giro io ho sgozzato subito Nova. Stai muto, fammi finire. L'unico game che faccio, c'ho la spia. Sai qual è la cosa divertente della spia? Che se vado a pallini non vedo un cazzo di niente. Tranquillo. Non vedo un cazzo. Io guardavo i passi e dicevo, e mo chi cazzo è questo? Io speravo che mi cadesse in testa e terminasse le mie sofferenze. Non ce la faccio più.
Hai che posso giocare più di un round, io, ragazzi, vaffanculo. Per favore? No, vaffanculo, no. Ogni volta giochi troppo bene. Il primo. No, è il secondo round che succede. Oggi non hai diritto di giocare. Stranamente io non sto venendo ammazzata quasi mai. Sono molto contenta. Ok, correggiamo sta cosa, Kuro, non ti preoccupare. Oh, sono le 10. No, non è vero. Io ho fatto solo 2 game da killer. Sei il jester. Perché hai detto che Martina... Sei il... borraccia, arrivo. Sei il jester, perché hai detto Martina ha ucciso davanti a me? Perché così nessuno ti accuserà perché mai. Perché speravo che qualcuno non mi credesse. Ah, ok. No, è giusto, il jester deve far caos. Però invece... mi hanno creduto tutti. No, io ti ho creduto, io Sara ti ho creduto istantaneamente. Tu mi hai detto che Noia l'ha ucciso di fronte a me. Io dico, bene, sono l'unico impostore, boom! Quindi se uno è il jester deve farsi ammazzare prima possibile. Deve farsi buttare farsi buttare fuori. Non uccidere. Vabbè, io faccio poi ho riportato anche un altro cadavere due. Sperando che 2 su 2 report non mi credeste, invece mi avete super non creduto. Kuro, sei troppo trustable, mi dispiace, non puoi fare il jester. Io ti ho visto il primo round che botolavi, aspettavo che uscissi. No, è che devi giocare attorno al fatto. No, la Sara deve giocare attorno al fatto che è affidabile per giocare bene il jester. È vero. Devi giocare sul fatto di essere inaffidabile. È vero, se dichiara di essere impostore, sicuramente la buttate fuori, no? Esatto. Perché, io sono capace. E voi apprezzate l'onestà, no? Sì, non è così. Sono ragazzi, l'ho ucciso io. Ho stato io. Buongiornissimo, sono un Ugrumad. Chi sono? Swap votes out of 2 people. Ah, minchia, ora infamo tutti, cazzo. Roxanne. All she wanna do is party all night. She think I'm a player. Ehi, bella questa. Manco a fa così, però. Ma raga, ma dai. Che cazzo. Questa è un'ingiustizia. Che cazzo? Cosa? Ma veramente potevate non ucciderlo per primo? Minchia, in 3 secondi l'avete ammazzato. Mica, posso dirvi una cosa, però? Io ho rotto le camere. Non no, mentre. Lì è successo. Lui era fuori. No, infatti l'ho visto in telecamera, è morto infarto. Non ho visto nessuno, ve lo giuro. Bro. Io ero. No, io messo stavo... È morto proprio ai miei piedi, calcola. Un vampiro che ha... ha fatto la persona. Scusami, ma non era Axel che aveva detto di non morire subito? Oh, bene, era figappa, che è successo? No. Ah, no, fermi, mi sono confuso che hanno colori uguali, era Augusto Bertra. Ero io che avevo chiesto, gentilmente. È morto ai miei gentili piedi, Simo. Sì. E l'unica persona vicina... Era Kuro l'ha segnalato. Ma in realtà io l'ho segnalato. Ma io sono tornata indietro per segnalarlo. Secondo me sei suicida. Ole! Io sono così confuso ogni volta da questa cosa, non ci sto capendo niente. Scusami, non ho capito. Non lo spia. Perché Kuro dovrebbe essere morto? Aspetta che ti voto spia. Cioè, non ha detto letteralmente niente che potesse dare un suggerimento. Io ho anche paura di dire, che qua mi votano e... Magari l'hanno vedata come impostore, qualcuno è così pazzo. O veramente era la spia ed era da admin, me l'hanno vista lì. Boh. Ma no, Kuro non era da admin. Oppure tu sei la cafetteria. Kuro era in cafetteria. Noi eravamo in alto a destra a cafetteria, raga. Più altro vi ricordo che se l'impostore sbaglia muore, quindi non è che prova a caso. Vero. Non è come il Doomsayer che può fare quello che cazzo gli pare. Ah. Quindi vuol dire che aveva la certezza che era quel ruolo. Io vorrei fare una domanda, ma c'ho paurissima. Perché vedi delle freccette? Non ho detto questa cosa. Hai vuol dire che è vai a sapere. No, non vai, ma anche sceriffo, vero, lo so, ora. Ora lo so. Prova a sparare. Io ho votato Prova a sparare a Cecchi. Ok. Eccoci qua. Ma cosa sarebbero quelle frecce? Indicano le persone più vicine. Cioè, le persone a cui di sparare. No, ma non le vedo. Simo, ucciso al volo. Anche se le vedi, non è che te hai detto. Simo. Non doveva andare così. Stasera finiamo raga alle 11 come tutte le sere.
Ok. Cosa è successo? La risata malefica di Kuro. Io e Kenoia siamo stati randomizzati. E io ci siamo trovati a fianco a un cadavere. Dov'era? Pure mi sono trovato in un'armeria. Lower Engine. Lorenzo, vero, ok. No, io sono stata randomizzata vicino a Terry e qualcun altro. Io sì, eravamo nel corridoio. Io ero a fianco a Nova e poi dopo non lo ero più. Allora, la cosa che vi posso dire di Bertra è che eravamo prima in elettrica insieme e poi è uscito. Io so chi era in navigation ora. Dillo dire se volete. Ero a admin con i pallini e c'erano inizialmente in realtà tre colori che elettrica. Solo una persona, poi con un'altra si è andata a sinistra. E questa persona è l'impostore. Ho capito, sto votando Cecchi. Sì, ero Cecchi, mi sa. No, non ho ben capito. No, non lo so, sto pensando a le altre persone. No, ragazzi. Mi state votando veramente, scusate, non c'entro un cazzo. Che hai detto, Nova? No, skippate, povero Cecchi, non era Cecchi. No, ma se questa tua teoria è buttata a caso o è seria? Quella mia? No, io ho detto il nome a caso. Però dicendo quel nome mi sono ricordata che io... Io ho mai nominato Cecchi, ho detto che è l'impostore che ha ucciso. Dopo che Rajesh ha detto Cecchi, mi sono ricordata che l'altra persona elettrica con me, Bertra, era Cecchi veramente. Quindi se la teoria di 9 è giusta, vuol dire che Cecchi... Veramente. Ascoltami attentamente, ok? Se tu ti ricordi, eravamo chiusi dentro Electrical. Non lo so, io non ho provato ad uscire, stavo facendo a tasca. Non so se eravamo chiusi. Eravamo chiusi, si è aperta la porta. Sì. Bertra l'ho vista andare a sinistra. Sì. E io non ho fatto il tempo di uscire, mi sono tipato in armeria. I colori dicono il contrario, Cecchi. Che altro? Eravamo in due in lower engine, non ci si tippa a caso. Eccolo qua. Che senso, due in lower engine non si tippa? Sì, eravamo io e Kenoia, quindi c'erano due persone in teoria lì. No, in che senso? La persona grazie, Poldo, per il raid. Essendoci tippato in due. Siccome si scambiano le posizioni, dovevano essere due. Ma perché si scambiano le posizioni? Io ho capito che è qualcosa di assurdo come muoio. Vabbè, godo, pezzi di merda. C'è chi sei un bastardo. C'è chi vuoi sapere la mia call? Vuoi sapere la mia call? Ero spia e ho visto i pallini, ho visto te, Totta e Bertra. Ho detto il primo nome che mi veniva in mente preciso. L'avevo visto, infatti avevo visto. Io avevo visto da spia, mi sono messo un attimo lì. Ma quanto sono stato là? No, ti ho visto, io ho fake-up e poi ti ho visto, sì. Ragazzi, come è morto, Simo? Chi l'ha ucciso? Volevo un dolce amico vampiro, però ho avuto molta sfortuna, perché lui non era buono e quindi l'ho ucciso. Io volevo un amico vampiro. Ero il Jester. Vabbè, ragazzi, fermi, io devo uscire. Ne fai un altro. Ormai sei obbligato. Devi giocare. Non mi uccidete. Che burdello. Non mi piace essere impostore. Impostrice. Forever. Vabbè ragazzi, ma non ho capito. Non ce l'avete con lui? Ma che cazzo? Ma perché Axel era qui? C'è un hater in questo disco. Perché siete razzisti contro il fumo? Povero Simone. No, perché? Cioè, io stavo scaricando i dati là in navigation e mi sono trovato il cadavere di fronte. Non ti credo. Ma c'erano due persone oltretutto lì. Chi c'era? Mentre era dietro di me e stavo scendendo. Io ho visto i pallini. Che pallini? Prendo il tonico. Ah no, scusa. Era verde, era nuova. Perché Mike era con me, quindi ho visto il verde, giustamente. Con chi è che ero? Mike, io eravamo insieme ad admin, che poi tu sei andato verso destra da Steve e sono andato... Grazie, Beige. Io ho visto Kenua che era appena entrata. Sì, sono entrata e c'erano tre persone intorno a un cadavere. Io non ho capito niente.
Cioè, da quanto era lì quel cadavere? Io stavo letteralmente scaricando i dati della navigation. Esco e dico, guardo confuso, dico, what the fuck, questo è un cadavere segnato. Io sono solo estremamente triste per Simo. Posso dire solo anch'io, questo? Anch'io, mi dispiace. No, è proprio brutto. Simo. Ma tu eri di fianco a quel cadavere? Falso. Ma come? è questa la tua difesa, Totta? Mi dispiace per i tuoi... Questa è una falsa informazione, ma puoi ottima pensare quello che vuoi. Come controbattela? Io dico solo che i migliori muoiono sempre, quindi... Ma eravate lì in tre? Chi era il terzo? Non mi ricordo. Mike, eri tu? No. Ma no, no io ero... evidentemente c'era Terry Crew, Totta e un terzo. E poi sono arrivata io e ho visto anche il cadavere. C'ero anch'io. Ah, c'eri tu, ok. Ok. Non mi fido di nessuno di loro, tranne che neanche Bert, io mi fido da dietro di me. E quindi? Almeno sto round. Votiamo Curolili. Sì. A caso. Sì, Curolili, Curolili, assolutamente. Sono io l'impostore. Oh no, il gesto. Oh no, l'ha dichiarato. No, no, ho capito voto. Ma raga! Siete delle brutte persone. No, vabbè, ma non basta. Cioè, tre persone non basta. Io ho votato tutto. Ragazzi, la vogliamo mandare a monte per far tornare Simo? Sì. Certo, vai. Battonberry. No, non farlo, che io ma c'ho paura. Cosa sta succedendo? Cosa è successo? Buttiamo fuori Bertra. Ditemi un nome tra di voi. Bertra. Totta. Bertra. La Rage. Bertra. Rage. Non ti permettere assolutamente. Rage. Bertra. Vabbè, tra i due litiganti è il terzo. Bertra. Terzo, ma quindi sei tu l'impostore, Totta? Oh, porca troia. Cosa succede? Ma no. Madonna, che palle, Bertra. Oh, vaffanculo. Cioè, hai tolto il minimo content che potevo fare in questa live, se lo stiamo mandando a monte. E hai scelto di... Boh. Così almeno Bertro... Non importa, volevo mandarti a fare in culo. Niente, è finita. Che sono i vampiri? Raga! Così, Ma si è suicidato? No, sì. Bertro ha semplicemente detto il suo ruolo. Sì. Sì. Che molto palle, raga. Io ero finalmente un ruolo che mi piaceva. Quale? Il vampiro? Era il jester. Ok, buttatela fuori così. Vai, buttiamola fuori così. Così vince, dai. Ma come dire, l'hanno trollato tutti quanti. Che schifo. Evviva, raga. Che cagato, che noia. Beccati sto premio. Esatto. Wow. Ma chi è che ha ucciso Simo istantaneamente? Ah, raga, sicuramente no, era l'impostore. Perché? Oh no, il gesto! Il gesto era vinto, merda! Cazzo. Perché è stata colpa tua, Totta? È perché l'ho ucciso io. Ma perché? Non so perché l'ho fatto, ragazzi. Ho infartato pesantemente. Perché in realtà all'inizio volevo che Terry fosse mio amico e quindi glielo avevo ammazzato davanti. Però non avevo pensato a chi era l'altra persona. Poi quando è partito il meeting ho visto Ashish lì, ho detto no. Porca troia. Non volevo neanche difendermi, non volevo fare nulla perché... Sì, ma questo accade perché non ti fai proteggere da me. È vero, proteggimi, Sara. Adesso mi attacco proprio a... Al killer. Ma scusa, sì, ma io ho fatto vincere le mie intrusi Foz per un attimo. Ma noi siamo compaesani, dovremmo supportarci. No, ma no, fermi, fermi. Chi è alla skin di uno? È bellissima. Stupenda. Grande, Mike. Faccio l'ultima, ragazzi. Uccidetelo per primo. No, lo proteggerò. Morirò. Bam bam, God's plan. I've listened to that. Olera? Ma di già. Impossibile giocare. What the fuck? Cosa è successo? Ma dove? La cosa? Quando? Cosa? Che fa ridere? Perché ho premuto per sbaglio il pulsante? Non so dove sia morto. No, okay, il cadavere che non verrà mai trovato.
No, stavo passando per andare verso sinistra. Ma cos'hai? Tipo il click compulsivo? Cioè, hai preso emergency? No, ho letteralmente. Ho visto una cosa che cambiava. Ho premuto al volo senza pensare. Niente, Madonna. Ragazzi, non portate mai l'apo in una cabina di comando, per cortesia. Si è cagato. C'era un pulsante, si è illuminato. Oh, si è fatto premiamolo. Io ti voto l'apo, sappi. Ma perché? Dopo questa cacca addosso che hai fatto. Povero Rajesh che non verrà. No, porno a cazzo di cane, Rajesh, non sapevo mai. Sinistra, lo fa sinistra. Ma come? Come fai a saperlo, Nova? Perché l'ho visto andare a sinistra inizio match. E io stavo andando a sinistra. No, ma perché guardarti tutte queste cose? Kuro stava facendo benzina e Mike era andato a sinistra. Che cazzo mi vota? Confermo che stavo facendo benzina. Sospetti per l'apo adesso. Si è alzato il dito. Ma a caso. Condivido i sospetti per l'apo oggettivamente. Vabbè, ok. I just disappeared from the box. Hey. I'ma get crazy. Gotta get that. Oh, marana. Churu, churu, churu. Nova mi sussa. Cosa è successo? Sì, l'ho ucciso io, però non dir niente. L'ho ucciso io. Era impostore. Oh, che palle. Okay, adesso no. Nova se la sta giocando su no. Non l'avrei ucciso. C'era un 4% davanti. Non l'avrei ucciso un 4% davanti. L'ho ucciso. Ma dove è avvenuto? Ha molto più senso. L'ho sparato. Cosa l'ho fatto? Ho fatto una carezza. Eravamo in 4 persone. Ho sparato. Hai sparato? Sì. Sei uno sceriffo. L'hai ucciso? Allora. Potrei essere anche un Vapper Hunter. Giusto per. Ah, perché dice hai sparato? Hai utilizzato sparato. Chi è che è morto? Sì. Cecchi ora? Vabbè, sono morto. Sì, Cecchi. Ma dove, raga? Praticamente è più probabile che sia un Vampire Hunter o un. Esatto. Ragazzi. Un veterano, raga, ragazzi, potrebbe essere. Scusatemi. Dimmi, Totta. Mi fa strano che Cecchi in un gruppo di 4 provi ad ammazzare Nova per poi morirci. Cioè, infatti, ha più senso che Nova ti posso lo dire faccia. No, ottico. Brava, l'ho ucciso io. Non Nova lo faccia per poi. No, Nova ha fatto proprio. Ti posso dire, l'ho ucciso io. Nova ha fatto lo scattino da kill. Esatto, l'ho ucciso io. I trust you. Ti ho scoreggiato. No, ho tossito pure io, ragazzi. Io lo schippo questo. Ho tossito, non so come possa. Cioè, possibile che la tosse se mi scorreggia. Sì, anche Timone. Quando tossisco. Ti stanno dando della faccia da culo. Raga, no, vabbè, ma è che io scorreggio sempre su Sara, però in questo caso. Ma dove? Dove è successa questa è vero, cosa? Spesso mi scorreggia nel addosso. Corridoio. Che coraggio, non lo votate, ragazzi. Timone, che mi scorreggia addosso? Ma perché c'è il gesto, ma me l'ha ucciso davanti. Cazzo sta succedendo? Ma me lo fate fare un download? Ragazzi, anch'io non riesco a fare i download. Allora no, qua posso può sembrare sospetto, ma vi pare che un killer uccide e poi reporti? Letteralmente è una strategia di base del gioco. Io l'ho fatto un sacco di volte. Potrei averlo fatto. L'ho fatto mille volte stasera. In Among Us nulla è strano. No, raga, veramente qualcuno ha visto questa cosa o no? No, io no. Dove era? No. Ero in magazzino, letteralmente sotto admin. Magazzino. Raga, è il Jester.
Ero io in storage adesso. No, no, no. No, in Stiva c'ero io che facevo la benzina. Perché ha fatto lui la kill, quindi non esatto, può non può essere. Cioè, o è l'impostore o è uno che ha ammazzato. Fate i vostri ragionamenti, io vi dico solo che ho ucciso per il bene e non sono un assassino. Ma se lo per il bene. Ma scusami, se sono già morti in tre, dell'assassino. Se sono morti West. In tre e tecnicamente sono morti tutti e tre per il bene, com'è possibile che siamo ancora in partita? Sì, ho ucciso probabilmente un vampiro, un impostore. Ok, ma se hai ucciso due vampiri. Sì, c'è anche un impostore, non puoi aver ucciso, non puoi aver tre ucciso tre un impostore e un vampiro, Nova. Non puoi essere sia lo sceriffo che il Vampire Hunter insieme. Lo sceriffo uccide anche i vampiri. Lo sceriffo non uccide i vampiri. Sì, l'ho messo nei settings. Ah, ok. Perché l'ultima volta no, pezzo di merda. No, nell'altro giorno no, questo oggi sì. Ah, beh, infame. Però non può essere il Jester se ha ucciso lui. A me sembra sia proprio cazzarando, no? Anche a me. Stai parlando tantissimo. E non hai parlato per un cazzo stasera. E soprattutto, ragazzi, soprattutto Nova non è a telecamere. Ve lo dico. Questa è una grande... E allora skip. Nova non è a telecamere, io non so che altro allora dire. Allora skip. No, raga, non buttatelo. Abbiamo perso. Aia. Ma no, non è uscito. No, no. Invece... No, okay. Okay. No, ok. No, no, no. Easy. Tururu, tururu. Molto, molto divertente. Sì. Sono col tuo compagno adesso. Scusami, ma come cazzo? Io non sto comprendendo comunque. Io ho compreso tutto quanto. Ed è molto divertente. Tu guarda cosa è Nova. Non me lo fa vedere perché sono là. Come no? Fai tormento. Ah, ok. Me lo puoi dire? Certo. È il Vampire Hunter. Sta semplicemente shottando qualsiasi cosa abbia due canini affilati. Mamma mia, se lo sparava qui il paletto. Ma scusa, se era il Vampire Hunter, perché ha ammazzato la persona davanti a me? Perché l'ha spalettato. Ero vampiro io. Ma cioè, vabbè. E perché guarda la vuole farsi praticamente buttare fuori? Cioè, non capisco questa sua strategia. No, è perché voi non capite la cosa normale, cioè che lui ha ucciso e non deve dire il suo ruolo. Quella è la cosa. Cioè, nel senso, il ragionamento che fa Nova è giusto. Siete voi che avete il ragionamento sbagliato perché non siete abituati a giocare. Allora, uno, non mi screziare. No, no, fai schifo. Ah, abbiamo trovato un morto. Abbiamo trovato un morto. Chi era con me? Che mi sono scordato già. Io, io e Daddy. Io che sono stato in security un botto per capire, onestamente per osservare Nova. Sì, e Nova in questo momento era verso su di me, si è comportato in modo molto sospetto. Sicuro in navigation da tutt'altra parte. Safe, però non mi ha fatto niente. Ok. Mi ha solo fissato in modo intenso e poi se n'è andato. Che noia e mai culo, invece dove erano? Io stavo adesso andando a fare l'emergenza che stava scoppiando. Ero quasi entrata in admin. Credo. Quasi entrata in admin. No, io vabbè, ero storage, ero storage. Ero. Io ho finito le mie missioni, l'ultima era in infermeria. Ok. Ok. Quanto tempo fa adesso l'hai finita? Perché 20 io ero alle telecamere, non ti ho visto passare. Però ah, non potrei... 20 secondi fa. Ma ci siamo scontrati alle telecamere. Che noia, tu hai incontrato qualcuno? Infatti, ti ho visto uscire da telecamere, ma non ti ho. Sì, sono andato poi su in infermeria quando sono uscito. Cioè, qualcuno ha... Esatto, perché cioè, Storage effettivamente non è tanto lontano dalla la zona proprio del. Ma dove avete trovato il cadavere? Nel corridoio vicino al Lower Engine. Esatto. Tra il Lower Engine e l'Electrical. Ed diciamo. Eravamo tutti e tre insieme. Ah, io ero in elettrica. Io ero in elettrica in quel momento e stavo andando a Storage. E no, non c'era nessuno. È strano, perché cioè, noi eravamo tutti insieme, quindi possiamo testimoniare tra di noi. Mm. Quindi... io non sono proprio passata di lì. Ma Nova, vabbè. Tu che cazzo stavi facendo? Ah, era in navigation. Era con Kuro. Era con me, confermo. L'ho visto dalle telecamere. Quindi chi è Mike? Quindi Martina, okay, Martina mi sembra la più plausibile al momento, perché è vero che Mike l'ho visto uscire da security. Però non ricordo se l'ho visto entrare in medbay. Me lo ricordo io, sì. Ma poi Martina, sono andato in me lo ricordo io. Martina è che noia, giusto? Scusa di ignoranza. Sì.
Io, cioè, non sono proprio andata poi in quella zona, però vabbè, non ho alibi. Cioè, tu eri in Electrical e stavi andando in Electrical storage. E stavo andando in storage per l'emergenza. Raga, facciamo... Raga, per esclusione... Il fatto è che per esclusione se Nova e Cuba erano da tutt'altra parte, noi tre l'abbiamo visto insieme. Forse. Poi magari ci sbagliamo, però... We try. Letteralmente... Abbiamo vinto? I don't know. No. No. Posso chiedere una cosa? Aspetta, no, a Willy Morty posso chiedere una cosa? Mi hanno accusato del crimine che non ho commesso. Ah no, io non capivo. Perché non... Cioè, potevo ancora mettere i paletti oltre i quattro. E io ero perché ce n'era un altro rimasto, ma quella kill non l'ho fatta. Come, scusa, io. Non erano due vampiri e basta. Ah, aspetta, ma non sì, sapete chi è l'altro, stronzo? Quando... No, no, aspetta. Non lo dire perché... Non dite, non dite. Te lo spiego io. Se vuoi, c'è stata una scaletta. Mi sono di lei a casa. Ecco, c'è una scaletta, ok? C'è chi ha infettato uno, quello ha infettato l'altro. Oh no, è morto. Che cazzo? Allora, Maiculo e Daddy. Raga, io ho trovato il cadavere ad admin e c'erano Maiculo e Daddy. Sì, super, è vero. Esattamente. Io stavo guardando admin, quindi Mike. No, raga, no. Non incominciate. Ma secondo me Daddy, perché c'ha intatto su Kenoia prima. No, no, raga, qualcuno era in Medbay, vero? Ma anch'io pensavo io che era su Kenoia, ma ero in admin con Charlie e Nova. E Nova, sono... esatto. Io me ne stavo andando. Charlie e Nova. E mi è venuto io, Nova. Io ero con... Io ho incontrato Nova? Ashish a sinistra, vero? Scusa, Charlie, tu che nickname hai nel gioco? Daddy. Ah, ok, infatti io ho visto Daddy e Maiculo. Esatto, io stavo guardando admin e infatti vi posso dire che qualcuno era in Medbay in questo momento ed è andato poi subito da Perengine. Qualcuno mi conferma questa cosa? Ah, ero io, no. Sì. Esatto, ero perché io. Ti stavo guardando da admin, quindi non posso aver fatto io la kill perché stavo guardando quello. E non ho infatti né quando ho visto il verde che veniva riportato... Confermo che io ho fatto quel movimento lì. L'ho visto. Sburba, tu dove stavi? Io ero a sinistra. Sinistra generico, tipo... sì, è molto generico perché sto riflettendo e non so dove ero, però... il comunismo. Ma puoi aprire la mappa? È vero, posso aprire la mappa? Adesso... No, adesso ero praticamente ad admin, invece. Ma ho fatto il giro da caffetteria... Ma no, ad admin, da storage, cioè, ma ad admin ho trovato il cadavere, mi scusi. Ma io non lo so, a me... La mappa dice che sono tra caffetteria e Bertra, sei molto confuso. Ma lei scusa, Mike, sì, lo sono, ti giuro, Mike, ho fatto un run col visto? Cervello spento. Mike, tu cosa hai visto? Sei arrivato in admin, ok? Sì. Ed eravamo insieme in admin. Esatto, sì. Ok, io me ne stavo andando ed è morto Nova, infatti sono rimasto destabilizzato, sono rimasto fermo, perché cosa stavo cercando di admin? Capire se c'era qualcun altro. E poi è arrivato... Ma c'era un morto... È impossibile che l'abbia ucciso Sburba e sia andato via? Allora, non lo so, io Sburba l'ho visto un po' di volte in giro. Ci siamo visti. Allora sono Maiculo Daddy. Giuro che io voto per Mike, raga. Però, io ve lo... però Daddy ha confermato che ti stava guardando. Esatto, io stavo guardando. Allora, Mike? Non ci potrebbe comunque. Sì. Non lo so. Madonna, raga. Magari no, però io è vero che stavo guardando non admin, so. Giuro. Giuro, raga. Non lo so. Confusing. Fuck. Ma aspetta, chi è rimasto? Cioè, questi siete mutati quelli che sono rimasti a giocare? Mi ha fatto molto ridere che non abbia confuso completamente l'acqua. Cosa? Hai confuso tutti quanti. Io ti stavo credendo, Mike. Non ci hanno capito niente. Comunque, sai perché ho successo? Ma non sono l'impostore. No, infatti, cioè io capisco quando menti, quindi non ti avrei mai votato. Comunque adesso eravate in 4. Ma Palese ha fatto la kill e poi ha ricliccato il coso di admin e ha visto cura. No, ma non hai capito che... No, non hai capito che Nova era lo sceriffo, è morto. Ah, è lo sceriffo. Sì. È morto davanti, cazzo. Ah, ma quindi... pezzo di merda, Berto. Vi ha trollato. Ci ha trollato. Beh, non ha... non ho parole. Voglio fare solo Alt F4. Sì, Scooby. Sì, Scooby? Dici che Scooby vuole fare Alt F4? Ah! Una burba! Non ci credo! Bella. Sei giocata molto bene. Comunque posso dire che la kill su Nova non l'ho fatta io. No, perché era sceriffo. Scusami, Bertram, ma cosa dici? Hai provato a uccidere Nova, scusa?
Perché? Cosa mi è successo? Ma hai detto una marea di stronzate che ho detto. Ma infatti, a me sembrava super su. Ma io volevo perché... votare, no, no, era quello di simile aver visto gli altri due. Vi spiego, io non c'entro niente con la kill, solo che non mi ricordo dov'ero, perché ho passato il round a cercare Totta, che era il fantasmino, e quindi ero in panico e non ho guardato dov'ero. Ho panicato tutto il round, quindi non sapevo dove fossi oggettivamente. Io vi saluto, ragazzi. Stiamo attendendo l'host. Ciao, ciao. Buona serata, ciao, ciao belli. Ciao, ciao bello. Ero effettivamente troppo palesemente l'impostore, ma non per volontà mia. Ma infatti a me è venuto in mente, però poi ho detto, vabbè, però, boh. Eh no, però avevo per fortuna non era lì quando abbiamo fatto la difendeva. Sì, infatti io... da quello che dicevi sembravi l'impostore, il problema è che Simo era convintissimo di aver visto invece ma è vero, voi li aveva due. Visto perché non l'ho fatta io. È Nova che si è suicidato da sceriffo? Io vi saluto. Ciao, Pupone. Ciao. Ciao. Io ero la spia e... Facciamo l'ultima, Pupi. L'ultima. Io vi devo dai, l'ultima, cioè, dai, no, l'ultima. L'ultima. Va, l'ultima veloce, se muoio se non metti l'ultima noi non ce ne andiamo. Ne andiamo. Io comunque ero la spia, avevo visto Kuro proprio da fare da Mad Bay Upper, però non volevo dire di essere la spia, quindi ho detto chi è che ha fatto questo percorso? È stato molto geniale, infatti ti sei salvato per quello. No. Ok. Diciamo così. Ma che cazzo? Ma io no, io sono incazzata come una iena. Mi sono è esplosa tutta addosso, raga. Io sono incazzata come una iena, guarda. Che palle, io, raga, guarda, io non guarda, volevo. Io ho visto tutta la scena. Ho visto tutta la scena mangiandomi le patatine, è stato emozionante. Sì, c'era Mike dietro di me, sono andato vicino a Totta e Totta è diventata un palloncino. non so che dire, raga. Nova dove è morto in tutto ciò? Eccola. Wow, no, savage. Mi dispiace che noia, non sono l'impostore. Vabbè, ragazzi, se volevate mandarmi a dormire, mo lo dicevate prima comunque. Io spero qualcuno mi ammazzi. Mamma, non lo spero. Non lo spero. Niente, schippiamo, raga, non so che dirvi. Non mi è chiara la dinamica di tutto ciò. Io credo che si siano suicidati tutti. Esattamente. No, Nova probabilmente l'ha ucciso qualcuno. No, però è stato ucciso, è ma... addosso, che noia, ha cercato... Ha detto, no, Bertra è l'impostore ed è morta. Sarà stato il vigilante. Terry? Boh. Terry? Terry is really silent, those games. Ma che ho fatto? Ma perché? Ma che ho fatto? Comandi, tranquillo, nel chilling a navigation che scarico i miei dati. Addio. Addio. Cos'era Bertra, scusa? No, ragazzi, io sono incazzata come una iena. Riccardo Bertrando da domani si ritrova ad avere un canale da solo. Ma io ho provato a... Io sono l'impostore, ho provato a sgamarlo come Vampire Hunter, ma non porca era Vampire. Porca troia! E cos'era? Allora era veterano. Lui? Allora era veterano. No, io mi sto facendo i grandissimi cazzi miei. Sarà stato il vampiro. Ha provato a fare me io vampiro. Io pensavo fossi tu il vampiro. No, sono il Jester. Ha provato a fare me vampiro. Questo stronzo di merda. E mi ha rovinato la mia randa Jester. Ah, perché il Jester non può diventare vampiro. No, ero felicissima di essere cazzo, Jester. Non ci avevo pensato a questo. Era la mia unica cosa decente. L'unica cosa che non mi avrebbe fatto piangere per sempre. E ora sono costretta a piangere per sempre. Che sbatti, io ci ho provato, l'ho sbagliato. Metto quel coglione di Riccardo Bertrando in visuale, così chat, voi vedete qualcosa, perché io sono arrabbiata. Non voglio più fare la live. Inizierò a fare cose a caso da impostore. Devo chiudere le porte. Oi? Ah,
ho trovato Cecchi in Lower Engine. Ok. Stavo andando verso coso, verso sicurezza, e l'ho trovato in Lower Engine. Boh, eravamo tutti in admin. Infatti, raga, io credo sia self-report. Dici? Perché io ero con Cecchi un attimo fa che stavo prendendo con lui la benzina da storage. Poi lui è andato verso Lower Engine, io sono salito in electrical e tempo 3 secondi è stato chiamato il... Io ero con Berta immensa. Potresti essere tu e esserti nascosta. In che senso eri con Berta immensa, scusami? Eravamo quando ci sono chiuse le porte, eravamo immensa. Ah, ma prima, non adesso, perché sennò ci avremmo... Secondo me non è self. Ma non c'è stato il tempo, cioè, a meno che qualcuno non l'abbia ucciso e poi sia sparito improvvisamente. Io ero con Cecchi 3 secondi fa. Cioè, il tempo di entrare in electrical, iniziare, nemmeno finire di fare una task, ed è stato chiamato il report. Quindi mi sembra un po' strano. Oppure potresti essere tu e semplicemente eri in un ma che te lo dico a fare che ero con Cecchi per passare le cose su di sì, me. Sì, effettivamente non era stato incolpato, quindi si è messo in mezzo a caso. Potevo dire di non aver visto niente. Ma a questo modo potresti scaricare la colpa dicendo invece. Ma nessuno me la stava dando. Cioè, io non avevo bisogno di scaricare la colpa perché nessuno me la stava dando. Lo sto dicendo perché essendo un innocente. Sì, se tu sei la persona che l'ha ucciso e accusi qualcun altro dicendo è self-report, è ovvio che tu stai cercando di scaricare la colpa su di me. Apo, stai pensando troppo mentre parli. Aspettate, Axel, scusate. Tu tutto ciò. No, ma no. Mi sembra abbastanza ovvio. Se uno uccide una persona e accusa qualcun altro, la prima persona che parla è quello che va a pensare: ok, ha ragione questo perché prima parlare. Ma perché devo tirare l'attenzione su di me se nessuno stava parlando di me? Se sono l'impostore, sto zitto. Non dico niente, almeno per come gioco io. In realtà è solo perché essendo... Sì, ma non c'è solo il tuo modo di giocare, che discorso è? Ma io dico per come gioco io non avrei detto niente, mi sarei cagato amici, addosso. Amici, raga, skippiamo, votiamo l'Apo, basta che decidiamo. No, però... Niente, un voto a io ho anche skippato. Niente, andata così. E vabbè. Non posso fare altro che i cazzi miei. Beh, eccomi, sono anche morto. Ciao, morto. Anch'io. Vabbè. Siamo tipo la riunione. Siamo morti. La riunione di condominio. È il cimitero praticamente. Easy. Easiest fucking thing. Io ve l'avevo detto. Perché nessuno mi crede mai? No, io in realtà ti ho creduto. Anche perché l'Apo ci ha messo tipo 600. Cioè, palesemente stava pensando all'alibi mentre lo diceva. Si capiva la perché era troppo ovvio. Io avevo appena lasciato Cecchi. Cioè, non c'era stato assolutamente il tempo per qualcuno di killare e scappare. Avevi ragione. Non c'era la sua difesa è stata super debole. Però la super debole. Scusa, nel momento in cui Lapo, ti ho sgamato dal modo in cui parlavi. Cioè, ci mettevi 3 anni per formulare una frase. Era palese che stessi pensando all'alibi mentre parlavi. Scusate, io voglio scusarmi con Totta. Perché volevo che fosse la mia amica vampira, invece era Jester. Quando io ho fatto prima questa cosa, mi hai rotto i coglioni per 3 round insultandomi. E poi cosa fai? Dai del cornuto al bue dell'asino? Complimenti, Comunque, Daggi, ti spiego... Io adesso devo andare, quindi vi saluto. No, ciao. Ma tanto anch'io ho tolto Bertrand già dal canale, guarda. Eddie, ti spiego perché non l'ho votato subito. Vai. Perché io avevo provato il paletto su di te, ero Vampire Hunter, ho provato il paletto su di te all'inizio, e non eri. E poi l'avevo provato anche su Lapo e non mi era partito neanche su di lui perché lui era imposter, mi sa, non era quindi o aveva non era ancora vampiro no all'inizio non ero vampiro letteralmente mi sono stato morso random. Posso dire una cosa perché... ragazzi, anch'io devo andare. Ciao Mike. Ciao. Sì, ma tanto era l'ultima raga, anche io comunque voglio dire una cosa. Io vi giuro, non per voi perché voi siete sempre magnifici, io ragazzi penso di non essere mai stato. Ormai. Aspettate, devo evitare di bestemmiare ogni volta che voglio parlare. Io ragazzi, questa serata è stra pazzesca.
metà delle volte sono morta all'inizio e l'altra metà sono avuto ruoli di merda basati su dei cazzo di colori. Però uno l'hai vinto subito, dai. Vabbè, senti, ma quindi ti devo ospitare? Posso capire, Axel. Comunque, ragazzuoli, vi voglio tanto bene. Voglio ringraziare Charlie per aver provato a vendicarmi e a difendermi. Ci ho provato, Cecchi, ci ho provato. Grazie mille. Ma perché ti avevo appena lasciato? C'era impossibile. Non c'era tempo per qualcuno di killare e scappare. Raga, sentite, una domanda. Visto che siamo qui, utilizziamola per qualcosa di utile. Giovedì sera, cosa fate? Vi va di fare una cena per il GV? Io sono già impegnato. Io no, qualcosa da fare. Letteralmente facciamo la cena del ringraziamento. No joke. Ah, anch'io. È vero. Ah, facciamo la cena del ringraziamento. No. Cioè, Mi hanno già invitato. Same. Ma quante cazzo di gente organizza la festa del ringraziamento? Scusa. È una ragazza americana, amica di Stacy, mi ha invitato. Sì, Madonna. Anche i nostri amici l'hanno organizzata, però io volevo fare la live. Ma cos'è questa nuova moda, cazzo? No, Sara, per una io pensavo fosse un lavoro importante. Io giovedì organizzerò la mia cazzo di cena. Okay, è vero, cena del ringraziamento. Sì. Venerdì e sabato sono venerdì, sabato e domenica sono la Games Week. Non voglio lasciare i ragazzi senza tutte quelle live. Brava, che tenera. Mi auguro potresti streamare una volta. Ah, no, è vero che è cambiato la sera adesso fare le stream. No, ma le faccio anche il pomeriggio ogni tanto. Mattina pomeriggio. Ma scusa, ma voi fate il pranzo del ringraziamento? No, io noi la cena facciamo. Io c'ho la cena del conforto. No, Sara, noi facciamo alle 7:30 la cena. Ma sei partito che era pranzo da Luca? No, è una cena alle 7:30. Raga, ma la cena alle 7:30? Ma che c'hai, cioè, 70 anni? No, c'hanno il figlio. Che devo fare? Io ricordavo che era tipo il pranzo da Luca. Beh, allora avevo capito male. No, vabbè, ma non litigate, cioè, scriviglielo. Oh, Totta, cioè, se vuoi, io e te, Totta. Vabbè, ragazzi, giovedì sera per chi cazzo vuole. No, Totta, fottiti. Mi dovevi invitare per una grigliata, non l'hai più fatto. Non ho più fatto una grigliata e non ho ancora pulito la griglia. Porca puttana, non ci credo. Che schifo. Senti, per me è come se non esistesse là dietro. Va bene, guarda che è una donna, lei non sa come si usano le griglie. No. Però dovrei sapere come pulire, cazzo. Questo è vero. È un cortocircuito. Io, ragazzi, sono schifato. Vabbè. Fai cacare al gioco oggi. Vabbè, fanculo. Io ti giuro. Scriverò nel gruppo. Ok, non mi state più simpatici. Nel gruppo cosa? Ho scritto una volta, no, amichetti, vogliamo vederci per darci un bacino? Ignorato da tutti. Oh, così stai zitto, che mi devi ancora dire se devi crashare sul mio divano. Dove cazzo io vai, Benny Smith? Io mi vengo a crashare sul divano. Io vi voglio vedere alla Games Week. Ma ci vediamo alla Games Week. Devo strozzare. Ma c'è qualche evento della Games Week? Qualche festa, qualche cosa? Bertra, perché sei ancora vestito da Gesù? Mi ero dimenticata di questa cosa. Ho aperto la live. Non mi sono mai cambiato. Il punto è che ognuno sarà nei propri stand. Io voglio vedere come ci becchiamo. No, in realtà siamo tutti nello stesso stand, tranne te, Axel. Vabbè, allora non vengo più. Ciao. Dai, vienici a trovare. Possiamo trovarci. Axel, la live. Guarda come mi troverai. Ragazzi, possiamo trovarci nel Common Ground di Grow Up Network. È una terra di mezzo valida. Basta che mi fanno passare, vengo a salutarvi. Dai, allora andiamo, ci vediamo da Grow Up. Io faccio l'impostore, vengo, chiedo una foto e sto col coltello da dietro e nessuno. Va bene, ragazzi, la sabato sera del Games Week si fa qualche cena, qualche festa, domenica sera pure, c'avete il ringraziamento pure lì. Ma io c'ho solo, allora, a me va bene. Io c'è la festa di Twitch sabato in teoria. Ah. Oh, ma ragazzi, ma troppe feste. Senti il momento di la festa di Twitch. Wow. Sì, per i partner. Wow. Io vengo sicuro, mi da un abbraccio. Ma in realtà è anche in un posto carino a sto giro, eh. Ma non era il top le altre volte? No, questa volta è tipo sul terrazzo, com'è che si chiama? Terrazzo Martini. Terrazzo Martini. Che cos'è il terrazzo Martini? È quello del centro Duomo Milano, sì. Sul tetto. La terrazza Aperol. Bellissima, minchia, che sbatta andare per di sabato sera a Milano. Sì, quella è un po' Martini, una... è quella davanti. Diversa. Quella Martini è quella sul grattacielo, la terrazza Aperol è quella davanti al Duomo. Proprio, esatto. Sì. Comunque, okay, vi ricordo quando ci vediamo che io sono minorenne, quindi mettete... Allora ti corco di botte, Axel. Dopo i 14 anni...